del campo di allenamento, quello della chiesa, che ci avevano casa lì. Il padre di una compagna della mia bimba è foggiano, insomma, ho visto l'altro giorno, e tra l'altro faceva prima del Covid sempre su e giù per venire a vedere Foggia in casa, quindi proprio sfegatato. Quindi mi raccontava di questa cosa, che il campo d'allenamento si riempiva a mano di persone tutte intorno a guardare gli allenamenti di questa grande squadra, e Zeman che faceva sempre ripetere al regista lo schema, sempre incazzandosi ore, poi è normale che la squadra gioca a memoria. Ci credo, per un anno intero fai sempre la sensazione, o c'hai dei brocchi oppure prima o poi. Ma qualche volta veniva anche per te, c'era un'azione che una 3, 4, 5 azioni, c'era Codispoti che sapeva senza guardare che davanti a lui c'era Signori, no? Sì. Tante volte lui riceveva la palla, la tirava a occhi chiusi, Signori si era spostato in mezzo e lui si autolanciava, partiva per raggiungere questa palla e Signori gli diceva: ma non vedi che sono entrato dentro al campo? E lui dice: ma no, ma tu dovevi stare sulla linea. che bellezza, però, veramente bellissima. Allora, iniziamo. Intanto salutiamo tante persone, piano piano, naturalmente arrivano sul magico Twitch. Stasera è praticamente la serata finale di questa prima stagione di Lo Sport Online, perché poi da domani inizia l'Europeo e saremo impegnati sul canale con delle live tutti i giorni per parlare delle squadre, non solo dell'Italia, ma anche di tutte le altre nazionali, naturalmente col nostro taglio, come sempre. Però stasera chiudiamo veramente noi in bellezza di più, sono veramente entusiasta di questa serata e saluto il mio compagno di viaggio delle ultime settimane, Alessandro Lancellotti. Buonasera a tutti, buonasera. Tra l'altro questo programma è riuscito a mettere insieme delle robe incredibili, un pisano, un vicentino e stasera anche un foggiano, è con noi Francesco Bellingeri, che è una cosa incredibile, non l'avrei mai detto, veramente è fatto molto piacere che sia con noi. tra l'altro, rimanendo un attimo serio, poi torneremo a cazzeggiare, insomma Francesco ha una grande libreria, andatela a cercare. Il mio carissimo amico, il nostro carissimo amico Gianni Galleri me ne parla sempre estremamente bene e fa arrivare libri, quindi insomma andate a cercare la pagina, poi dopo la link in chat, la pagina della libreria, spedisce in tutta Italia, Francesco, quindi aiutiamo le piccole librerie, anche se siamo su Amazon, tanto Jeff è contento se lo diciamo, insomma non è un problema per Jeff. E naturalmente qui con noi, ecco veramente la grande chicca, la grande perla finale, Francesco Baiano. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. Sono emozionato, anche se non tifo Foggia, sono veramente emozionato per questa cosa. Perché? Perché ho l'età giusta, essendo anch'io relativamente, ormai diversamente giovane, per ricordarmi di quel Foggia incredibile e averlo vissuto comunque anch'io da ragazzino in televisione e aver seguito quella squadra pazzesca e formidabile, insomma, cioè, con Zem, cioè, ma poi ne parleremo durante la serata. Alessandro, ricostruiamo prima di iniziare la nostra chiacchierata un po' la carriera di Ciccio. Alessandro è un fenomeno dei numeri. Beh sì, mi interesso dei tabellini. A proposito, oggi finché stavo pulendo la mia collezione di fotografie, ho anche trovato il Foggia della stagione 1980-81 con maglia rossonera bellissima tutta attillata, che perse 7-1 in Coppa Italia col Vicenza. Lo dovevi dire per forza, via, subito, questa messa lì per Francesco. Ricordo. Dopo si è fatto tre anni fa si è rifatto e ha vinto 3-1. Comunque, sarà una serata bellissima, Alessandro. Comunque, vado per la carriera di Ciccio Baiano, che per me è un grande onore, Ciccio, perché anch'io, come Dario, ero ragazzino in quegli anni 90 e vedere il Pino Zaccaria pieno veramente era altro calcio. La carriera di Ciccio è iniziata nel Napoli, giusto? Nel giovanile, sì, del Napoli. Sì. E dopo hai fatto, sei stato in Toscana, nell'Empoli, sì, se non sbaglio, giusto? Parma, sì, sì, sì. Avellino, sì. E poi sei arrivato nel Magico Foggia.
Dopo, io mi ricordo bene di te nelle album delle figurine Panini, che eri in squadra con Battistuta, giusto? A Firenze, sì, con Battistuta. E con Spadino, e con vabbè, quella parentesi non è mai esistita. E con Anselmo, Spadino, Robbiati, e dopo sei stato, ti ho seguito anche quando eri nel Derby Country in Inghilterra, sì. Perché all'epoca si guardava su Teleplay il campionato inglese, c'eri tu che avevi la maglia bianca del Derby Country, ricordo. Sì. Beh, e dopo hai chiuso la carriera fra Ternana e le squadre toscane, giusto? Sì, sì, sì. Così. Perché, poi la, perché, no, perché poi si dice fra Ciccio, ma poi in Toscana si sta di lusso, no? Cioè, no, si sta benissimo. Ero in Toscana 2 settimane fa che non sono passato a trovare Dario, ma ero a Ponte d'Era, vero Dario? Vabbè, ma che adesso era a Ponte d'Era, però Ponte d'Era è uno dei posti più... E dopo sono stato a Empoli e a Massa, bei posti. Massa mi è piaciuto, un bel posto, veramente. Massa è un bel posto, sì. Massa è un bel posto. Tra l'altro salutiamo, perché naturalmente, sapendo che c'è Ciccio, la gente sta correndo numerosissima. Questa addirittura da Berna, ragazzi, da Berna ci stanno seguendo, Zafò, ecco qua, un abbraccio speciale, naturalmente, Zemanlandia, il nostro profeta. Mano, questo è un grande amico di Vicenza, nato a Foggia. Ragazzi, foggiani ovunque, perché come si dice, vedete, fuggi da Foggia. No, Foggia per Foggiani, ho detto bene. Giusto, io confermo. Io avevo il nonno mio era di Campobasso a 100 km da Foggia, quindi siamo vicini. Sì, abbastanza vicini. Non è proprio dietro l'angolo. Ma anche beh, perché quindi, non mi ricordo quando c'era il derby Foggia-Campobasso, lo stadio zompava, come si suol dire. Ma quello sempre, figurati. Ma questa risponderete alla domanda se esiste il Molise. Effettivamente esiste il Molise. Alessandro è andato a Campobasso. A vedere Campobasso, porto a vedere se il Campobasso riusciva a tornare in Serie C dopo 20 anni. Dopo 10 anni. Ce l'ha fatta. No, ce la rigioca domenica. Ok, tra l'altro non parleremo della serie C, del famoso girone C, che in tutti gli anni, tutte le volte, è lo spauracchio, ma poi non sale mai nessuno dal girone C. Ci sarà Alessandro e Padova, Dario? Non si sa perché, ma è un po' così. Io penso sì che salga il Padova sarà. Però se si torna allo stadio... Anche Alessandro continua a fare bei campionati. Se ti ricordi, qualche anno fa aveva perso contro il Parma per andare in Serie A, in Serie B. Però non sale male Alessandro, invece il Padova... Il Padova è la squadra forte, a Chiricò, a Della Latta, a Jelinic, ottimi giocatori. Ronaldo, che non so come mai giochi ancora in Serie C. Comunque non ci faranno andare allo stadio, sennò il prossimo anno sarebbe bello, perché c'è il Como, c'è il Padova, insomma, delle belle diatribe fra Pisani in queste squadre. Allora, tornando invece... A Padova si stanno grattando. Ma io non è che lo dico anche un po' in apposta, naturalmente. Che se sai Alessandria mi fa più piacere, naturalmente. Beh, manca della Serie B da quasi 50 anni Alessandria. Alessandria, poveracci, davvero, eh. Con quel passato glorioso che avevano lanciato Rivera nel mondo del calcio, loro. Vabbè, insomma, tra l'altro quest'anno noi ci abbiamo mandato un sacco di ex Pisani, gioca di Quinzio lì, poi hanno battuto il Livorno, insomma, ci sono delle belle storie. Allora, c'è Eusebi. Allora, veniamo invece appunto alla serata di stasera. Zemanlandia e Foggia, e io inizierei subito con una roba di cui stavamo parlando un po' off records, Ciccio. Nel senso, inizierei prima un po' da raccontare com'è stato l'impatto con la città da parte tua e poi com'è stato l'impatto con Zeman. Quindi partiamo da questo. Insomma, te comunque eri uno scugnizzo, cresciuto nel Napoli, quindi la squadra della tua città, ti hanno mandato un po' a giro e poi a un certo punto hanno deciso invece di venderti, e ti vendono al Foggia. Sì, quindi, insomma... veramente mi hanno venduto l'anno prima all'Avellino. Dopo all'Avellino, aver fatto 14 gol con l'Empoli, hanno pensato bene di vendere. Così. Che era in Serie B, vero Ciccio? Sì, con l'Empoli in Serie B e poi dopo sono andato a Avellino e lì non ho fatto bene. Avevamo una squadra forte, però quando i campionati nascono male poi diventa tutto complicato. La piazza ovviamente non ci ha aiutato, perché ovviamente si aspettavano molto una piazza molto esigente, e lì è andata male. Poi arrivò la chiamata del Foggia, che è stata una manna dal cielo per me,
E sono stato anche fortunato, nel senso che dovevo scegliere tra due società. Una era il Taranto, anche lì avevano fatto la squadra per vincere il campionato, sempre in Serie B. Foggia e Taranto aveva quell'anno lì, sulla carta diciamo che la favorita era il Taranto, il Foggia era una squadra di giovani, di belle speranze. E scelse, sinceramente scelse mia moglie la squadra. Mi disse: devi andare a Foggia. E io dissi: ma perché, non conosce? E lei mi disse: no, perché c'è Zeman lì. Mi ha dato un ottimo consiglio, perché quell'anno ho vinto il campionato col Foggia e il Taranto è retrocesso. Perciò prima dicevo è andata di lusso. No, perciò dicevo che quando non in Serie B, anche se hai la squadra per vincere, io poi venivo da Avellino, che avevano fatto la squadra per vincere, ci siamo salvati a tre giornate dalla fine. E invece volevo, siccome mi volevo rilanciare, e Zeman, guardando i curriculum dei giocatori che aveva avuto, i tabellini, non il curriculum, che avevano gli attaccanti di Zeman, mi poteva rilanciare, e scelsi il Foggia. L'impatto con la città è stato positivo, nonostante, guarda, venivo, come ho detto prima, da un campionato anonimo, avevo fatto solo 6 gol, ma mi hanno subito preso a cuore, mi hanno sostenuto sempre. Sono partito bene, perché già in Coppa Italia contro la Lucchese avevo fatto gol, perciò è nato un feeling incredibile con i tifosi del Foggia. Con Zeman è scoccata subito la scintilla, sinceramente mi ha voluto lui, mi ha fatto subito sentire importante, e probabilmente aveva visto che le mie caratteristiche potevano sposarsi bene con quello che aveva in mente lui. Ma una domanda, scusami Ciccio se ti interrompo, ma Zeman, dici, no, t'ha scelto lui, ma aveva un gruppo di scout che mandava a seguire le partite, un assistente, come selezionava però i giocatori, o veniva lui personalmente? Ma difficile se lavorava, insomma. No, aveva Peppino Pavone come direttore sportivo, che quindi era proprio Pavone che veniva direttamente, cioè Pavone. Non aveva lui un occhio, questo me lo immaginavo, ma non aveva un occhio suo che mandava a giro. Guarda, nelle squadre che vincono ci sono poche persone che lavorano, perché secondo me con poche persone capaci riesci subito a capire. Peppino Pavone era quello che andava a vedere i giocatori, poi c'era l'allenatore, poi c'era un direttore generale che era Vinci Guerra, che era l'uomo del presidente, e c'era Casillo, punto, quattro persone. Casillo, il grande presidente. Perciò quando ci sono troppe persone, poi vanno a vedere, quando c'hai tanti scouting, poi cosa succede? Uno dice va bene, l'altro dice non va bene, l'altro dice no ma è piccolo, l'altro dice no ma è veloce. E perciò... Sì, perché poi alla fine ognuno ha il suo modo di vedere le cose, insomma. Ecco, Peppino Pavone probabilmente, siccome sulle direttive di Zeman probabilmente gli aveva chiesto un brevilineo veloce e tecnico, e probabilmente m'aveva visto a Empoli, m'aveva visto, perché poi Peppino Pavone era uno che girava molto, e avevano praticamente avevano puntato su di me, nonostante poi, come ho detto prima, il campionato ad Avellino non è stato uno dei miei migliori campionati. Certo, e poi insomma quando sei arrivato lì, la preparazione, cioè spesso, no, vabbè, a chi è più vecchio come, insomma, non voglio dire vecchio, ho sbagliato, a chi è diversamente giovane come noi ci si ricorda sempre, era stato particolare comunque l'arrivo di Zeman nel calcio di elite, no, anche se lui allenava da molti anni, sì, proprio per i metodi di allenamento, no, di cui si parlava, molto forti, questi famosi gradoni che faceva fare 700.000 volte. Com'è stato l'impatto con questo tipologia di allenamento? Drammatico.
ti dico questa, ma noi siamo partiti il primo giorno di ritiro, siamo partiti da Foggia col pullman, siamo arrivati a Campo Tures, Bolzano, praticamente dopo 14 ore di pullman, 14, una mazzata allucinante. Il viaggio della speranza davvero. Bravo, siamo arrivati lì in albergo, ci ha detto: ragazzi, postate le valigie che andiamo a vedere il campo, facciamo un po' di, insomma, sciogliere le gambe, come diceva lui, si è fatto fare 9 chilometri di corsa subito pronti via. E perciò io, guarda, avevamo le camere doppie, io stavo con Nuccio Barone che era il capitano, e nell'altra camera c'era Rambaudi e Signori. Praticamente io dopo una settimana, perché non era come adesso che i ritiri durano 10 giorni, il mio primo ritiro con Zema è durato 45 giorni. Porca miseria! Neanche al militare ho fatto tutti questi giorni. Praticamente dopo una settimana io si spegneva la luce, perché poi arrivavi la sera che veramente eri stracotto, no? Eri devastato. Poi accendevo la luce e Nuccio mi faceva: Ciccio, che c'è? Ho visto la Madonna, facevo. A pensare quello che dovevo fare il giorno dopo, perché il programma era 3 giorni e 3 giorni, capito? Cioè facevi 3 chilometri, 3 chilometri, 3 chilometri per 3 giorni di seguito. Poi non era che era finito il lavoro, poi andavo in campo e c'era il lavoro sul campo. Poi nel pomeriggio c'erano le varie partite a pressione, poi c'erano i gradoni, poi c'erano le salite, poi c'erano i traini. Perciò poi, però, dopo 3 giorni diventano quei 3 chilometri, diventano 3,5 chilometri, 3,5 chilometri, 3,5 chilometri per 3 giorni. Praticamente dovevi arrivare a 5, 5, 5 per 3 giorni. Ti dico che solo negli ultimi 3 giorni di aerobica noi abbiamo fatto 45 chilometri. Pensa un po', mettendo tutti in ritiro prima del campionato, quanti chilometri avevamo messo nel motore. Peggio dei ciclisti, come i ciclisti. Sì, che facevate le stesse preparazioni di un ciclista professionista, che però fa bicicletta. Sì, il problema è che quando io l'anno scorso, quando ho allenato i ragazzi anche in Serie B, raccontavo queste... Ricordiamolo, l'anno scorso Ciccio allenava la primavera del Pisa. E non ci credeva, no, impossibile, mister. È impossibile, no, è la verità. Ma poi i gradoni dello Zaccherie, Francesco lo sa bene, sono alti, praticamente alcune volte qualche stinco è partito, perché arrivavi quasi alla fine con le gambe che si piegavano, andavi, saltavi, prendevi proprio l'ultimo pezzettino del gradone, scivolavi e picchiavi la tibia sopra ti sfondavi tutto. Intanto salutiamo uno dei colleghi con cui gestisco il canale, è qui con noi stasera anche Luigi. Ciao Gigi, abbiamo già iniziato a parlare, insomma, avete fatto Gigi molto bene. Un altro diversamente giovane come noi, ragazzi, quindi anche no. Lui ha fatto a tempo a conoscere Ciccio sul campo. Ciao Francesco, ciao Baiano, ciao Francesco Berlingeri, ciao Alessandro e a tutti, insomma, e a chiunque ci sta seguendo adesso, insomma, ciao ragazzi a tutti, buonasera. Stavamo raccontando dei famosi Gigi, dei famosi gradoni che Zeman faceva fare, che appunto anche te sei uno di quelli che l'ha sempre sentito nominare, e ci diceva Ciccio che i gradoni dello Zaccaria, dello stadio di Foggia, erano leggermente più alti del normale, e quindi la gente ci lasciava tibie, stinchi, vari eventuali. Beh, ma si allenavano per prenderle poi in campo, no Ciccio? Era comodo. sì, no, però guarda, tanta sofferenza, ma poi come ho detto prima, poi avevi... ti veniva tutto più facile, perché ovviamente eri preparato ad altissimi ritmi. Cioè, quando sento dire il calcio moderno non lo facevamo 30 anni fa,
Ma Ciccio, perdonami se entro a gamba tesa, tanto gli stinchi si sono allenati, sì. No? Mi hai detto, sì. Entro a gamba tesa sull'argomento, perché cioè, proprio questo mi piace, il fatto del connubio, della sovrapposizione del calcio di oggi e di un tempo, soprattutto lato, per esempio, noi ne parliamo spesso anche arbitrale, non per fare polemiche, però per sottolineare come oggi, per esempio, per gli attaccanti la vita sia molto, molto, ma molto più facile di un tempo. Cioè, un tempo, l'abbiamo sentito dire da tanti difensori, il vostro rapporto con i tacchetti degli avversari era molto meno amoroso, insomma si sentivano spesso, si sentivano i gomiti, c'erano falli meno visti, le mischie in aria erano mischie in aria una volta, o sbaglio? Sicuramente sì, c'erano 3 telecamere per forza, ora ci sono 50 telecamere e quelle cose che si potevano permettere prima i difensori adesso ovviamente non le possono fare più. Io mi ricordo quando ho fatto il campionato di Serie B, schiaffi che volavano in area di rigore sui calcio d'angoli, cioè era l'ordine, cioè, ma proprio schiaffi, no, gomitate, ma proprio sentivi proprio la ciaffata, uno si girava e diceva che è successo. Però ovviamente, per fortuna queste cose non succedono. Ma al di là di questo, la vita degli attaccanti prima era molto più dura perché c'erano difensori veri. Dai, lo lascio a te. Una delle cose di cui dopo poi parleremo è la Serie A, l'impatto, che ne so, quando arriva a giocare contro Baresi, io mi immagino robe incredibili. Ma prima volevo chiedere a Francesco, al nostro tifoso foggiano, come dicevamo, vi ricordo, la libreria Velasquez, ora poi la linko in chat, ancora non l'ho fatto, Francesco in realtà è un libraio, oltre che tifosissimo accanito del Foggia, insomma uno dei più grandi librai della penisola, e lo dico perché me l'hanno detto, quindi mi voglio fidare del mio conterraneo Gianni Galleri, perché da Pisano non può naturalmente mentire, e quindi insomma mi fido di lui. Che tra l'altro salutiamo, prima di proseguire volevo dire questa cosa, visto che è arrivato anche Gigi. Da domani seguiremo tutti i giorni l'Europeo, lo ripeto, ci sarà anche Gigi, ci sarà anche Simone che oggi non c'è, e Gianni è uno dei nostri esperti, perché Gianni è un esperto di calcio dei Balcani, quindi verrà a seguire la Macedonia del Nord. Quindi e ci aggiungiamo, Dario, un fattore che a metà dei, o meglio, su quasi finale degli europei, avremo l'opportunità, e spero che Dario riuscirà a farlo, di seguire quelli che saranno gli europei e-sport dell'Italia, che verranno fatti esattamente in concomitanza. L'anno scorso, ragazzi miei, l'abbiamo vinti, i primi organizzati dall'UEFA, li abbiamo vinti, siamo campioni in carica come nazionale, e il 7, 8 e 9, se non sbaglio, 7, 8 e 9, io potrò commentare la nazionale per la FIGC e seguiremo quella insieme alla nazionale di Mancini, che tante volte ha salutato anche quella nuova nascente della FIGC e-sport. Quindi insomma ce ne sarà da raccontare per un mese a questa parte, perché ragazzi qui siamo su Twitch, e quindi Gigi è il presentatore della nazionale dei videogames, tanto per spiegarlo a loro, perché che magari sono anche i mondiali con IFA adesso, Dario. Ma i mondiali con IFA non verranno fatti, Alessandro, poi torniamo sul foglio. No, non li fanno, a regola non li fanno. Ho parlato con Francesco Zemma, ma questo è un altro argomento di cui parleremo un'altra volta. Francesco Bellingeri. Francesco, che ce l'ha visto, che è arrivata tra l'altro un bel po' di gente, che saluto dopo per Kuzma, Sarita, prendiamo le domande, ma ci fai rivedere la foto prima della domanda che ti volevo fare, la famosa foto di Francesco con Ciccio Baiano. Eccola lì. La bellissima, poi magari ora la ricondivido perché Francesco me l'ha mandata, ma insomma Francesco, com'era da ragazzo vivere quell'esperienza lì? Com'è stato, insomma, per una città come Foggia, per voi, arriva Zeman e porta un calcio che è una roba incredibile e che diventa l'orgoglio poi di tutta la città, naturalmente, quella squadra? Guarda, in realtà Zeman aveva già lasciato un ricordo qua, perché lui era passato nell'86, quando noi eravamo praticamente ad un passo dalla C2, ed era l'estate di Casillo, cioè l'estate in cui Casillo rileva la quota di maggioranza di quel Foggia, che era tra l'altro invischiato in una storia di combin, quindi era stato retrocesso in C2. Quel Foggia fa una Coppa Italia di C preparatoria con dei ragazzini, e
perde contro quella che per me all'epoca, che avevo 10 anni, è la squadra più forte del mondo, perché perde 7-3 a Nola. Il Foggia perde 7-3 in Coppa Italia. Con Nola. Questa cosa... Come? Contro i bianconeri del Nola. Esatto, sì. No, lo spiego a Gigi, quel scusami foglio. Francesco, scusami Francesco, Alessandro è il sarà d'ora in poi il nostro esperto di numeri, tabelline, le sa tutte, cioè un fenomeno. Fantastico. Vai Francesco, scusami, vai pure. Però quella squadra in pochissimo tempo riesce a lasciare un segno profondissimo, perché i foggiani si innamorano principalmente del modo di giocare, cioè la C1 degli anni 80 è una C1 dove le squadre sostanzialmente di solito fanno 0-0, la squadra in casa vince 1-0, c'è cioè un fattore campo con 20.000 persone ovunque, e raramente una squadra riesce a vincere fuori casa. Noi facciamo le prime due di quella stagione, perdiamo in casa col Sorrento, vinciamo a Catanzaro, cioè saltano tutti e due gli schemi, le vittorie esterne e le sconfitte interne, e Zeman da quel momento lì diventa uno che effettivamente dava una pressione enorme ai propri giocatori in campo, perché vedevi una squadra correre tantissimo e soprattutto, ed è una cosa che io non so se condivido, però dico una cosa che forse non condivido io stesso, divertiva, cioè era una squadra divertente. Poi lui resta un solo anno e diventa mito, perché va a Parma. Certo. Nessuno più comincia il rimpianto, no? Perché poi quando le esperienze sono... Tra l'altro, scusami Francesco, abbiamo avuto nelle scorse settimane Fausto Pizzi che ci ha proprio raccontato quell'annata con Zeman a Parma, ricordando anche lui i famosi gradoni, perché è una roba che a quanto pare è diventata un'ossessione di tutti gli ex giocatori di Zeman. Sì, ma i gradoni del Tardini non sono i gradoni dello Zaccheria. No, è chiaro, infatti. Lo Zaccheria è cemento d'epoca, cioè lo Zaccheria fa male, Ma però dimmi. Perdoni Francesco, volevo su questa tua testimonianza provare a rigirare una domanda su cos'era che si sentiva poi esattamente dal campo a Ciccio, perché effettivamente c'è, cioè, questo prima della nascita del mito, no? Prima che se ne vada Zeman, cresce un amore quasi incessante. Quella che raccontava ora Francesco è la storia di un popolo che a un certo punto trova il capo tribù, cioè inizia a seguire a testa bassa una situazione che era in quel momento quasi inspiegabile. Cioè, a quel tempo si poteva quasi raccontare come l'avvento di Guardiola oggi, solo che oggi con i social, con le telecamere, il resto, Guardiola viene incensato in tutti gli angoli del globo. A Foggia nasce un Guardiola senza social media, senza televisioni, però lo diventa per il cuore della gente, no? Si innalza nel cielo per sta roba. Cosa sentivate voi di tutto questo amore riversato sul campo verde? Ma era solo un vantaggio, ovviamente, però quando si parla del popolo foggiano nei confronti di Zeman, io l'ho percepita così quando sono arrivato. Era l'uomo, l'allenatore, che poteva portare il Foggia a campionati veri, e parlo di Serie B o Serie A e non da Serie C1 o C2. Perciò hanno posto su questo allenatore massima fiducia, perché poi è rimasto solo un campionato. A Parma, l'anno che io sono stato a Parma, mi ha voluto lui, avevo parlato con lui. Poi quella partita a Catanzaro che hanno perso 4-1, 4-2, è stato esonerato. Lui è andato via, io il lunedì sono arrivato. Probabilmente il fatto che io sia arrivato a Foggia era perché lui già mi voleva al Parma, e non, certo, ci siamo incontrati perché fu esonerato dopo 7 partite. Ma se prendi Zeman non puoi esonerarlo dopo 7 partite, perché sai che per inculcare una mentalità ci vuole del tempo. Poi noi a Foggia siamo stati più fortunati per un semplice motivo, che io sono arrivato il secondo anno, cioè praticamente la squadra che c'era l'anno prima siamo arrivati in due, perciò già aveva inculcato quella mentalità. Perciò per noi che eravamo arrivati l'anno dopo è stato molto più semplice, la squadra giocava già a memoria. Probabilmente mancavano due pedine per fargli fare quel salto che chiedeva Zeman. Ma era vero, chi è arrivato, scusami Gigi, chi è arrivato, vai, Dario, quell'anno lì, Ciccio? Non ho capito.
Chi è arrivato con te quell'anno lì? Hai detto siete arrivati in due. Sei arrivato te e... Sono arrivato io e... Che d'altro aspetto. Ale, controlla. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Terzino sinistro. Terzino sinistro, Francia, chi c'era? Che giocava con Dispoli, ma all'inizio giocava... Come si chiamava? Chat, naturalmente, c'è la chat, può intervenire e sostenerci quando... Cerchiamo delle robe che non sappiamo, naturalmente. Siamo arrivati in due, però siccome ha giocato solo le prime partite, poi dopo Codispoti ha preso il sopravvento, ha giocato sempre lui. Codispoti, ragazzi, ma cioè, questi nomi sono nella mitologia veramente del calcio. Quella squadra ha fatto... Ma infatti su questo ti voglio chiedere un'altra sensazione dal campo. Tutta la storia che c'era dietro, che a un certo punto questa squadra attaccava in maniera incredibile, faceva un calcio davanti che nessuno si aspettava, riversava questa valanga di calcio addosso agli avversari, ma dal campo si sentiva che poi tanti, come tanti narrano, c'era una carenza difensiva. Era realmente una carenza difensiva o era solo un pensiero di calcio? Cioè era una filosofia quel gioco? Era una filosofia di calcio, ma era normale che ti esponevi alle ripartenze delle squadre avversarie, perché noi già si giocava con tre attaccanti, giocavi con due centrocampisti offensivi, Nuccio Barone e Porro, poi giocavi con due esterni ultra offensivi, Codispoti e la buonanima di List, che praticamente Signori si ritrovava sempre dietro a Codispoti. Cioè, signore era all'esterno offensivo, ma Codispoti gli stava sempre sopra. C'era la sovrapposizione automatica. Quando sbagliavi qualcosa, rimaneva Manicone. Scusami Ciccio, come dice un nostro ascoltatore, Codispoti, l'unico terzino che lanciava se stesso sulla fascia, citando proprio lo stesso Zema. E te lo dicevo prima, quando non trovava Signori, lui si autolanciava. Perciò praticamente tu perdevi palla e trovavi Manicone e i due difensori centrali. Difendevi in tre, perché noi si attaccava in sette. Poi c'era Mancini e i due difensori centrali e Manicone. Sai, in Serie B ti può andare bene, perché se riparti cinque volte e fai due gol. In Serie A, se riparti e ti fanno su cinque, ti fanno quattro, cinque gol. Perciò, ma era una filosofia, non è che non curava la fase difensiva. Lui diceva sempre: ragazzi, per vincere le partite bisogna fare un gol più degli altri. E la dice lunga, no? No, certo, e nessuno di voi ha mai dubitato di questo in quel momento, cioè a livello difensivo, no? Dicevano, ne abbiamo presi tre sta partita, che si fa? Non c'era mai stato dubbio, cioè, perché alla fine l'importante era essere là davanti. Non ti puoi snaturare, perché se tu ti snaturi non riesci a fare quello che hai fatto. È vero che era un rischio, ma si sapeva. Cioè, le squadre adesso un po' è cambiato, ma fino a 2-3 anni fa le squadre che salivano dalla serie B in Serie A, no? Cosa facevano? Andavano a giocare in trasferta, mettevano tre pullman in area di rigore. No, uno, tre. No, tre pullman, perché un pullman era dove viaggiavano i giocatori, poi gli altri due erano dei tifosi, no? Li mettevano fuori area di rigore e poi alla fine perdevi. Allora lui diceva: perdere per perdere, io vado per vincere. Certo. Però i fatti gli hanno dato ragione a Foggia. Poi ovviamente nella carriera, quando sento dire ma Zeman ha allenato anche la Lazio e la Roma e ha fallito, io non la penso così, perché la Lazio e la Roma di quei tempi lì non erano costruite per vincere. Chiaro. Tra l'altro, Ciccio, tanti saluti anche all'altro Francesco, c'è un sacco di gente di Foggia che segue. E ci dicono anche sempre Maurizio, rispetto a quello che dicevamo prima dell'arrivo di Zema, che un po' anche Francesco confermava, in realtà noi avevamo vissuto già gli anni 60 e 70, sentirà, avevamo già avuto grandi allenatori come Maestrelli, il povero e compianto Maestrelli, vincitore dello scudetto con la Lazio nel 74, se non sbaglio, vero Alessandro, poi magari mi confermi o no, avevamo visto... Zeman è arrivato in un ambiente comunque affamato di calcio. Poi invece Scarfeste ci dice: ma che belli quei tempi. Qui entra in un argomento che magari affronteremo durante la serata,
ora solo prime donne e business, prima c'erano uomini in campo, poi tutto il resto, grande Ciccio e tutto il Foggia di quegli anni, insomma. Cioè. Francesco, però, ritorno un attimo da te e sulla città. Insomma, parlavamo prima, stavamo accennando questa cosa, no? Come ha vissuto la città quegli anni, quegli anni pazzeschi di Zeman? Guarda, io prima chiudo con un pensiero che certo. Mi è venuto ascoltando voi. Zeman, per la sua immagine, per il suo essere glaciale e distaccato, era quella l'immagine che dava all'esterno, è l'allenatore perfetto per una piazza come Foggia. Cioè, perché è l'antitesi della città. Cioè, in questa città riesce esclusivamente chi riesce a tenere le distanze, a non alimentare la passione interna, ma a raffreddarla. Per inciso, io e Francesco abbiamo fatto questo ragionamento a proposito di una roba di cui non parleremo e di un allenatore che è andato in Ucraina, che invece fomentava la piazza, insomma. Cioè, queste sono è un materiale molto infiammabile. Una città certo. Come questa, che si identifica nella squadra di calcio, devi saperla maneggiare, perché nel momento in cui perdi di vista o ti immedesimi nella passione della gente, è finita. Quella squadra lì, quando Zeman tornò, e anche a Foggia fu messo in discussione nell'89-90, quando siamo risaliti in B. Perché noi eravamo ritornati ad un calcio che era il calcio difensivo, il calcio difensivista, il calcio con... E noi all'improvviso facciamo l'esordio in B, perdendo 2-0 a Como, perdendo in casa 2-1 con la Vellino, facendo 0-0 col Pisa, rovesciata di signori sulla traversa, perdiamo in casa con la Vellino, vinciamo 3-0 a Trieste, cioè, non ha senso così. È una cosa insensata se non hai pazienza, come diceva Ciccio prima... È ovvio che la progettualità crolla e dici io cambio perché voglio risultati immediati da una piazza nonostante la squadra sia stata plasmata per questo tipo di gioco. Solo che da uomo che ha vissuto, da ragazzo ha vissuto Zeman, da tifoso, devi essere temprato. Devi essere veramente temprato perché già soffri normalmente. Con Zeman Zeman è assurdo, con Zeman ti capita di essere sul 4-1 a Bergamo e non è finita, mancano 20 minuti e non è finita. 4-4. Finisce 4-4. Con Zeman perdi 5-4 a Piacenza, con Zeman, cioè, non ce la fa, cioè, noi siamo tutti invecchiati di un po' di anni, cioè, prematuramente Francesco, eh? No, ma Francesco ha 26 anni. Esatto. ma li ho recuperati perché poi abbiamo avuto di nuovo della gente che faceva cateraccio, cioè è dura, cioè lì recuperi un po' come Benjamin Button, però la cosa è che è difficile, perché quando è la tua, quando lo guardi da esterno dici che spettacolo che è sta partita, quando la guardi coinvolto, quando sai perfettamente che vuoi vincere 1-0 in contropiede al 94esimo dopo aver preso 32 tiri in porta, è chiaro che Zeman non fa per te. Però se ti tocca in sorte e tu non puoi fare nient'altro che renderti conto che quella è la barca su cui stai e prega il Dio, cioè, perché speri tanto. Che io ricordo il secondo tempo famoso della partita col Milan stellare, quella certo. Che chiudiamo 2-1 tra l'altro con gol di Ciccio e gol di Beppe, signori, sì. Vinciamo 2-1 con loro, il secondo tempo è... tuttora indelebile dentro di me, dentro qualunque tifoso foggiano. Cioè, noi facciamo un parziale di 7-0 col Milan ed è una cosa oggettivamente difficile da tollerare. È una questa città... Ricordo per i più giovani che la partita finì 8-2 per il Milan. 2-8, però resta il fatto che a nessuno sarebbe stata perdonata, se non a Zeman. Perché il rapporto fiduciario che c'era nei confronti, sì, come dicevate prima, effettivamente quando lui va via nasce la mitologia di quest'uomo, cioè l'unico che può effettivamente portarti fuori dalle sabbie mobili. Poi lo faranno altri, perché noi saliamo in B con Caravano, non saliamo in B con cioè, Zeman. Ma quando lui ritorna, il rapporto è come un vecchio amico che torna, no? Cioè, ormai è già un vecchio amico, è già uno che è rimasto nella memoria collettiva. Io di quella squadra ricordo praticamente tutto.
detto, e forse nel... non so quanto incida la nostalgia o il passato, non credo moltissimo, devo dire la verità, perché adesso io sono un tifoso di questa squadra, sono innamoratissimo di questa squadra, ovviamente senti le emozioni in maniera diversa da quando avevi 14 o 15 anni. Ormai siamo dei padri di famiglia. Ma tutti noi ne abbiamo anche vissute tante, no Francesco, evidentemente, come dicevi tu. Voi siete anziani, è vero. Dimentico che te hai 26 anni perché l'hai operato. Tanto ti salutano. Io ne ho 26 anni. Antonio Francavilla ti saluta. Saluto a Ciccio. Ciao Antonio. La questione, la cosa che a me piace molto ricordare di quella squadra è, noi la ricordiamo sempre per signori Baiano Rambaudi, Shalimov, Colivano, però quella in realtà era una... Brian Roy, ragazzi. Brian Roy è dopo, 92. Anche Oberdan Biagioni. Grande Oberdan Biagioni, grande. La questione di quegli anni era che quella era una squadra di gregari, in realtà. Perché i Porro, i Napoli, Consagra, quella era una gigantesca macchina di gregari. Cioè quella Bucaro. Squadra lì funzionava come Bucaro, ma lo stesso Padalino all'inizio. Cioè era una squadra che è cresciuta attraverso il lavoro oscuro, matrecano, il lavoro oscuro di persone che non finivano, no, sui... ed erano sciacca poi nell'anno successivo quando noi azzeriamo tutto nel 92-93. Io ricordo la dimensione umana, se posso continuare o vi vado. Continuiamo dopo, magari Francia, se ci racconti tutto subito, poi si finisce. No? Non spoileriamo subito tutto. Ciccio, arriviamo allora a questa, insomma, Serie B, abbiamo parlato, Ale, capocannoniere con 22 gol, mi sembra, Ciccio. Aspetta un attimo, fammi controllare. L'ho guardato prima, mi sembra 22 gol. Quindi capocannoniere della Serie B e poi arrivate in A. Com'è stato questo impatto con la Serie A, come dicevamo prima? Parliamo un po' dell'impatto con questi grandissimi campioni che c'erano, cioè il Milan, l'Inter, la Juventus, insomma. Cioè... È stato, ovviamente, raggiungere la Serie A è stato un sogno per noi, per la città, ma a noi sinceramente è cambiato poco, nel senso che... Cioè Zema era uguale. 22 reti, esatto. Allora, noi a fine campionato, quando abbiamo vinto, nello spogliatoio si parlava, no? Perché lui diceva sempre: noi bisogna fare un gol più degli altri, così. Allora, vediamo il prossimo anno. Inizia il campionato, la prima squadra che ci tocca è l'Inter. Dicevo, adesso andiamo a Milano, sicuramente mettiamo due pullman lì dietro, no? E giochiamo in contropiede. Praticamente ha fatto una squadra come in Serie B, tre punte, tre centrocampisti offensivi, di cui Shalimov, Porro, giocava a Porro davanti alla difesa. Qualcuno c'era. Non era cambiato nulla, perché la filosofia, quando dicevo prima, era una filosofia che si giocava contro una squadra di dilettanti, perché ne abbiamo fatte tante di amichevoli, o una squadra top. Non cambiava nulla, si andava in campo a cercare di fare il massimo che potevi fare, ma sempre con una mentalità vincente, di andare a vincere su qualsiasi campo. L'avversario andava in secondo piano, non era tanto con chi si giocava. Scusami Ciccio, è un po' quello che diceva Gigi prima. Cioè, nel senso, quindi vi faceva anche tanto lavoro mentale, al di là del famoso lavoro fisico, perché comunque per dirvi anche queste cose vuol dire che comunque vi dava anche grande convinzione. Sì, sì, no, ma lui credeva molto nel gruppo che aveva, ti faceva sentire più bravo degli altri, sempre però con grande umiltà. Certo. Appena alzavi la cresta ti metteva subito, ti faceva subito capire com'era la situazione, però ti dava grande fiducia, cioè te andavi in campo, noi giocatori sapevamo che quando affrontavamo le squadre forti c'era da soffrire.
ma dentro avevamo sempre quella fiammella di dire oggi noi vinciamo. Infatti noi la prima giornata siamo andati a Milano convinti di poter vincere, noi vincevamo fino a 3 minuti dalla fine contro l'Inter, Mateus, cioè questa gente, Breme, cioè questa gente qui, cioè, giocatori straordinari. Perdonami Ciccio, sul lavoro mentale, no? L'approccio alla Serie A in quel modo lì, c'è qualche giocatore, lo sguardo di qualche giocatore, la parola di qualche giocatore, la marcatura di qualche giocatore che ti ricordi essere stata opprimente in quei primi momenti di Serie A per te? Poi la tua carriera dopo la riviviamo e ci sono momenti diversi, ti porterò anche all'Azzurro perché poi hai anche esordito lì, quindi vorrei fare un percorso con te anche su quello che è l'Europeo, ma vorrei capire quando arrivi in Serie A, ci arrivi su questa favola, perché poi vivate una favola molto particolare, perché tutti la raccontavano così, io mi ricordo veramente, si raccontava questa particolarità di questa squadra, e con questa voglia di aggredire tutti, se c'è qualche giocatore, qualcuno, sei di quelli che proprio ti ricordi, dici quello era un cagnaccia, mi ha veramente dato più fastidio di quanto credessi, o mi ha spaventato, no? L'imponenza anche solo del nome. Allora, come cattiveria calcistica, i tre del Torino facevano veramente paura. Pasquale Bruno. Pasquale Bruno, uno ti alzava e uno ti rinviava. Poi c'è questa cosa carina di Pasquale Bruno, che praticamente è più terrone di me, perché è di Lecce. A signori gli faceva: oh terrone, a un certo punto si gira signore, gli fa: oh coglione, guarda che io sono di Bergamo, se sei un terrone. Bellissimo, una storia incredibile. No, e poi i nomi erano ovviamente nomi importanti, Baresi. Cioè, ad esempio, quando sei arrivato e ti sei trovato davanti, la prima volta ti sei trovato davanti la difesa del Milan, Baresi, Maldini, cioè, ti ha fatto Ciro un po' Ferrari, pressione. Pressione, sì, ovviamente. Giocatori che oggi pensavo sempre, oggi mi sa che la vedo dopo la partita la palla. Invece no, perché la nostra forza, come dicevo prima, non era il singolo, ma era la squadra, perché si isolavano. Noi a ritmi alti ci sono state, ma non ricordo una squadra che sul ritmo ci ha messo sotto. Noi sotto il profilo della corsa li massacravamo tutti. Poi ovviamente il calcio non è solo corsa, se no uno va a fare atletica. C'è la qualità dei giocatori che fanno la differenza. In Serie A a quei tempi c'erano gente che ci aveva gli occhi anche dietro la testa, e che appena sbagliavi e ti puniva. Quando dicevo prima, te in Serie B ti puoi permettere di sbagliare 5 volte e ti fanno 2 gol. In Serie A sbagli 5 volte e ti fanno, no, 5-6 gol. Però è anche vero, dai. Cioè, prima dicevamo, no, che appunto, cioè, abbiamo detto, grandi squadre, però è anche vero che un tridente comunque con Rambaudi, signore Baiano, sarebbe fenomenale anche oggi, ma non perché sei qui, perché c'era della grande qualità, cioè va detta questa cosa, no? Cioè, la qualità, corsa e tecnica. Poi il trio si integrava molto bene, e poi c'era una cosa che secondo me è fondamentale, non c'era gelosia tra di noi, perché i due giocavano per me, io e il signor giocavamo per Rambaudi, non era importante chi faceva gol, ma contava la squadra, importante era vincere. Poi per fortuna capitava, io facevo 2 gol in 2 domeniche, poi faceva gol Rambaudi, praticamente facevamo quasi sempre gol, e questo ci ha aiutato molto. Però ci sono stati anche periodi che non abbiamo fatto gol, ma non cambiava assolutamente nulla, perché il primo obiettivo, come ci diceva sempre il mister, conta il Foggia, non conta Baiano, signori, o Padalino. Ti faccio, proseguo nel flashback e flash forward di questa situazione, perché tu hai parlato di quanto fosse importante correre più degli altri al tempo. Al tempo c'erano squadre che obiettivamente correvano poco, cioè nel senso, ma però correva tanto la palla, c'erano giocatori che facevano girare la palla in un modo incredibile. Oggi
tanti leggono il calcio solo sulla dinamica dei chilometri fatti, per esempio. Quante volte si torna questo tormentone di oggi, no? Che la condizione fisica, la forza delle gambe, cioè l'ampiezza della coscia di un giocatore fa più di come sa stoppare la palla. Al tempo era così, cioè oggi è diventato un po' troppo importante la parte fisica e meno la parte tecnica, come tanti dicono. Al tuo tempo com'era quando quel calcio lì si giocava? Cioè è vero che chi era più veloce e chi correva di più aveva un vantaggio, però mi ricordo di tanti giocatori, penso l'abbiamo citato, a Baresi, che da fermo faceva cose che gli altri, cioè lui la palla non te la faceva vedere, ma stava fermo in un modo o in un altro, che alzasse o abbassasse il braccio la palla te non la vedevi in un modo o in un altro. Ma noi eravamo costretti a correre più degli altri, ma proprio per sopperire la mancanza tecnica che avevano gli altri, perché se te giocavi a ritmi delle grandi squadre tu perdi 10 volte su 10. Chiaro. Perché la qualità è nettamente superiore e tu dovevi sopperire questa mancanza di tecnica con la corsa, ma con la qualità della corsa, perché adesso uno ti mette il cardiofrequenzimetro e ti dice ha corso 10 km. Sì, certo. Ma come ha corso questo? Esatto. Quante corse ha fatto ad alta intensità? È quello che conta, eh? Perché io ancora adesso che vado a correre faccio 10 km e faccio 10 km e faccio 5-30 km. Ma quello è passo che può fare chiunque. Ma quanta alta intensità in quel 10 km ha tenuto quel ritmo? È quello che fa la differenza. Noi tenevamo grande alta intensità, ma perché avevamo i serbatoi pieni, messi da 45 giorni di vedute di una donna. Perché Gigi non c'era, Ciccio, e raccontava prima Ciccio che facevano 45 giorni di ritiro. Wow. Perciò, quando prima dicevo che al 75esimo le squadre che affrontavamo erano morte e noi si iniziava a giocare, era lì che facevi la differenza. Ma se te pensavi di correre come gli altri, tu perdi sempre, perché specialmente in Serie A. In Serie B te la puoi cavare, ma in Serie A tu devi correre più degli altri e devi cercare di sbagliare meno degli altri, perché in Serie A non ti permettono di sbagliare. Quante volte quest'anno avete visto squadre, piccole squadre, che hanno giocato nettamente meglio delle squadre grandi? Sì, ma hanno perso, però, perché hanno sbagliato, perché appena sbagli ti puniscono. Certo. Beh, ci sono anche squadre, c'è un ricordo, penso alla Juventus, per esempio, no? Che quest'anno ha perso molti punti per micro errori, cioè nel senso uno o due errori a partita, come dicevi tu, Ciccio, non ne esci, cioè a livelli alti, Champions e Serie A, purtroppo lasci poi punti per strada che ti portano, magari loro, in quel caso la Juventus ha strappato la Champions all'ultima giornata, ma insomma rischi chiaramente dopo 9 anni di successi di non ripeterti. Beh, ma lì la Champions gli ha regalato il Napoli, perché poteva fare tutto quello fare la Juventus, ma gli ha regalato il Napoli facendo una partita deprimente contro il Verona. Ringhio a quel giro non è andato bene, no? No, ma lì hanno, io ho difeso, perché con le radio di Napoli parlo spesso, ma Gattuso non va in campo, eh. Più di entrare in campo, cosa no, ma certo. Gattuso ha caricato la squadra, ma poi i giocatori, cioè in quella partita lì non se ne è salvato uno. Hanno fatto una partita veramente da, sembrava una squadra che già era in Champions League da 2 mesi. Vabbè. Certo, c'è un racconto bellissimo di un nostro spettatore che voglio leggere. 25-26 anni fa, primo anno di fantacalcio insieme ad altri 7 amici, organizziamo un nostro torneo di fantacalcio che continuiamo a fare tuttora. Ultima scelta assoluta, ultimo attaccante, e uno del gruppo con voce ferma dice: io scelgo Francesco Baiano. Gli altri ci siamo guardati con faccia perplessa, e più gentile disse: toglietegli il vino, non vi dico il mazzo che ci fece quando vinse il primo fantacalcio grazie alle reti di Ciccio Baiano. Questo è un ricordo meraviglioso. A lui è andata bene, altri sta male. Ma infatti questa è una delle, che sono un patito, gioco ancora a fantacalcio dopo moltissimi anni. Effettivamente il Foggia di Zema, non compravi la difesa, perché la difesa non potevi prenderla naturalmente, o il portiere, però gli attaccanti erano sempre bonus ogni domenica, insomma, o quasi, ecco.
quell'anno che chi prese Shalimov fece veramente l'ha pagato pochissimo, ma fece 10 gol, ma poi aveva un rendimento altissimo. E da centrocampista poi. Quindi, da centrocampista, però questo c'aveva il mirino ai piedi, appena tirava pigliava gli angoli da tutte le parti, poi calciava destro, sinistro, era veramente una cosa. Ma Shalimov era com'era il rapporto appunto degli stranieri di Shalimov, insomma, con il resto della squadra? Ottimo, cioè. Ottimo. Anche con Kolivanov, anche se poi Kolivanov soffriva di più perché giocava meno, però poi ha avuto l'opportunità dopo il biennio che abbiamo fatto noi. Ecco, questa è la cosa che mi è dispiaciuto più di tutti, perché poi dopo 2 anni, secondo me, era opportuno riconfermare in blocco tutta la squadra e puntare per rinforzarla ancora di più, visto che quella squadra lì aveva sfiorato per 2 punti la Coppa UEFA. Però probabilmente lì ci fu una scelta di Zeman, penso, non so perché la fece, però probabilmente pensò che il ciclo del nostro biennio era finito, perché poi ovviamente era difficile affrontare le altre società che volevano io, signori, me, signori, poi Rambaudi. Praticamente fu smantellata quella squadra, però fortunatamente arrivarono giocatori nuovi che hanno fatto altrettanto bene. Perciò, quando, come dicevo prima, quando hai una visione e gente capace, nonostante quella squadra fu smantellata, arrivarono giocatori bravi che hanno continuato il lavoro che avevamo fatto noi. Perciò Pavone, insieme con mister, col presidente, con Vinci Guerra, erano loro quattro, fecero altrettanto bene ricostruendo da zero la squadra e con tanti giocatori che venivano dalla Serie C. Ma come fu quel secondo ciclo, Francesco, in città? Cioè, questo grande cambiamento che ci fu, come fu vissuto? In realtà non fu vissuto bene, perché noi siamo... Tu puoi vivere tutti gli anni di Serie C che vuoi, però se vivi 2 anni a grandi livelli, poi la tua ambizione comincia a crescere e si va a commisurare con quello che hai vissuto. Quindi a un certo punto, io ricordo benissimo che alla fine del primo anno di Serie A, quindi 91-92, Ciccio fu convocato in nazionale, prima a Genova con la Norvegia, credo fosse la prima partita in assoluto, e poi per quella nazionale che non si era qualificata all'Europeo del 92, c'è l'ultima partita a Foggia contro Cipro, e noi riempiamo lo stadio perché dovevamo vedere lui. Cioè, sostanzialmente eravamo diventati ormai, Sacchi dice, Foggia è l'accademia del calcio, noi andiamo a fare questa partita prestigiosissima con Cipro nell'accademia del calcio, perché è il giusto tributo alla città, che noi, che in realtà abbiamo questa natura di fronte, perché da una parte sì, eravamo quelli ormai svezzati a anni di Zeman, quindi sapevamo distinguere una squadra che sa giocare a pallone da una che non sa giocare a pallone, siamo un pubblico estremamente esigente, dall'altra siamo quelli che invece eravamo andati allo stadio solo per vedere Baiano. Quindi sostanzialmente noi cominciamo a contestare la nazionale, che manco a Firenze, voglio dire, cioè era diventata una cosa, e quindi alla fine si dice noi non giocheremo, cioè non ha senso giocare in queste piazze dove in realtà si chiede soltanto di vedere l'idolo locale. Noi non abbiamo mai superato quella dimensione locale, però dopo un anno a quei livelli noi pensavamo, come diceva Francesco, pensavamo alla riconferma dell'ossatura della squadra e a qualche innesto. Non avremmo mai pensato di dover ripartire, e infatti l'inizio fu difficilissimo, perché noi perdemmo 3 volte su 3 partite le prime 3. Poi qui c'era aria di contestazione, cioè noi alla quarta eravamo in contestazione, e lo stadio era pieno, però non era un bel clima.
Cioè, il, purtroppo il, va benissimo tutto, però il calcio comunque resta ancora una, uno sport agonistico. Cioè, la mancanza di vittorie, la paura di ritornare da dove sei venuto, cioè di ritornare di nuovo a viverti quei campi dove eri stato prima e non volevi più tornare, perché noi in quegli anni pensavamo che non avremmo più visto alcuni campi. Cioè, se avesse, fosse arrivata la Cassandra a dirci guarda che tra qualche tempo giocherai a Grottaglie, con tutto il rispetto, noi non l'avremmo mai preso in considerazione, perché ormai noi viaggiavamo, cioè la Serie B del, quando, la Serie B della retrocessione, quindi nel 95, noi la vediamo come un anno di passaggio. I tifosi sono così, cioè non sono razionali, nessuno di noi può, è chiaro che col senno di poi tu puoi dire ma ti rendi conto di cosa ha fatto quella squadra, tu stavi a contestarla, ti rendi conto doveri e contestavi, però perdi 3-0 al Dorico con Zarate. C'era, Francesco, un po' anche, no, è normale, c'era un po' anche il discorso che dicevi prima, no? Nel senso, ci sei arrivato comunque faticando in situazioni assurde, in partite che dovevi vincere le perdi, partite che dovevi perdere le vinci, con risultati anche incredibili. Questa sofferenza, ovviamente, nel momento in cui i risultati non si palesano, aumenta incredibilmente la paura. È come se qualcuno avesse stappato il tappo di Pandora che nessuno voleva, no? C'ho un tappo pieno di terrore, lo tengo da una parte, nei momenti in cui i risultati non arrivano, è chiaro che vi siete tutti portati dietro una fatica anche del raggiungimento dell'obiettivo. Ma perché? Perché tu in fondo eri sempre, sì, era, perché Zeman era il tuo, il profeta della tua, cioè il profeta della tua parte, quindi era quello che, fidati di quell'uomo, se quell'uomo ti dice che è così, e questa città ha fatto questo. Però nel momento in cui i risultati cominciavano a mancare, a quel punto venivano fuori tutte le critiche nascoste che comunque avevi tenuto negli anni precedenti. Perché tutti gli anni, io lo ricordo, è un mantra, cioè tutti gli anni tu dicevi quest'anno è meglio, davvero, è come il vino, tipo, tu dicevi quest'anno è meglio perché cura la fase difensiva. Tutti gli anni, certo. Cioè io sentivo soltanto persone dire questa, ha più attenzione per la fase difensiva. Poi, perché dice, già, ormai l'attacco va bene, uno dice ormai l'attacco va alla grande, prima poi sì, perché tu volevi avere, esatto, tu volevi mantenere quello che avevi e in più avere anche una fase difensiva, cioè saresti stata la squadra perfetta. È ovvio che non è possibile, cioè o l'uno o l'altro, dell'uno, cioè delle due l'una. E quindi quando continuavi a dire noi perdiamo il secondo anno, la prima di campionato la perdiamo a Milano col Milan, a San Siro col Milan segna Grandini che è nostro e segna in autorete su un traversone qualsiasi, dopo una partita che bene o male abbiamo retto e che abbiamo rischiato anche di passare in vantaggio con Seno, che prese un palo clamorosissimo in contropiede. A quel punto la piazza disse mi piace, perché comunque quest'anno cura la fase difensiva. Cioè vuol dire che il desiderio... Abbiamo perso solo 1-0, no? Abbiamo perso solo 1-0 su autogol. 1-0 su autorete... E poi Grandini non si è più visto, scomparso quel giorno. Cioè, lui è la fase difensiva. Esatto. Lui era la fase difensiva. La fase difensiva. Però l'idea del volere ancora qualcuno che difendesse era un desiderio recondito, nonostante la fiducia assoluta nei confronti di quest'uomo. Tu però avevi sempre quel minimo di... Cioè, ma se ci coprissimo un po' di più... Io ricordo, forse Ciccio lo ricorda, noi vinciamo 2-0 col Messina, il primo anno di B. Cioè, 3-2 per loro. Basta, è questa la storia. Cioè io ricordo... Mi sa che se lo ricordo. Però la cavalcata è partita da quella partita lì. Sì, 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 sì. Ma io ricordo abbiamo fatto che... Abbiamo fatto tre vittorie, tre sconfitte. E da lì la terza sconfitta consecutiva contro il Messina in casa, 2-0 per noi, 3-2, poi è partita la cavalcata per... Perché poi noi, in quell'occasione lì, c'era Barone... palla al piede, cerchio di centrocampo, e fa un errore madornale, cioè passa il pallone dietro. Io ricordo Zeman che si alza, non era proprio una cosa... Mi ricordo Frengo quando diceva che Zeman se si muoveva 3 volte gli facevano l'antidoping. E là... Frengo e stop, bellissimo. C'è anche da dire, scusami Francesco, forse una delle grandi cose
che ha anche aiutato la, certo. la mitopoietica, no? Intorno a grande, oltre a veramente all'arrivo, insomma, di un calcio che in Italia sostanzialmente difficilmente si era visto, era davvero mai dire gol il personaggio di Antonio Albanese, eh? Perché gli va veramente per noi lontano. Esatto, sono con la maglia del Foggia. Sì. Sì, sì, per noi lontano, capito, da Foggia, vedere tutte le domeniche sera, all'epoca forse era, già, era ancora il lunedì, Franco, lunedì. E poi all'epoca era il lunedì, Franco che faceva quella roba lì meravigliosa, cioè poi al settimo del secondo tempo, all'intervallo però, karaoke. Considera che lui da professionista albanese è stato anche l'unico ad andare in televisione a parlare realmente foggiano, perché il foggiano certo. non è il barese, cioè il foggiano non certo. è Pino Banfi, cioè noi non parliamo così. Quindi era, lui era talmente professionista da aver portato addirittura in auge delle cose che a Foggia avevano dimenticato, che erano vetero foggiani. E comunque il discorso è che Zeman a quel punto disse a Barone: la porta è di là. Al retropassaggio lui disse: la porta è di là. Grande. E quella cosa sul 2-0, dopo aver fatto due sconfitte, come dicevamo prima, e quindi serviva quella vittoria perché era fondamentale. E nonostante questo, tu dovevi accettarlo per fede, perché o lo accetti così com'è in toto, o non puoi dire io voglio quello, però poi in più, se ci aggiungi anche una difesa a 5, è perfetto, cioè, no, non lo puoi fare, perché dovresti essere in 26 in campo, no? Quindi la cosa era che quell'anno lì è stato faticoso, però il secondo anno di Zeman a Foggia in A è probabilmente il vero miracolo. Perché lì davvero tu avevi una concorrenza spietata verso il basso e quindi avevi una grossa difficoltà e non c'erano tantissime speranze. Però quel Foggia lì, poi dopo l'innesto di Roy a novembre, noi battiamo la Juve qui, battiamo la Lazio qui, cioè cominciamo ad essere una squadra di sconosciuti, che però molto più sconosciuti di quelli dell'anno prima, e però quella squadra comincia a dare delle soddisfazioni a livello di risultati, che è la cosa che conta purtroppo, perché il bel calcio, il bel gioco, quello che dicevamo prima, era fuori discussione. Io ricordo l'anno precedente, il 3-3, quando Ciccio diceva al 75esimo noi correvamo e quelli avevano finito, il 3-3 di Napoli, Ciccio. Cioè il 3-3 di Napoli, 3-1 per loro, partita praticamente conclusa, noi facciamo l'ultimo quarto d'ora che è qualcosa di mostruoso, e rischiamo di vincerla, tra l'altro, perché al 94esimo c'eravamo soltanto noi ancora in campo, se pareggia Signore al 91esimo, ed è uno dei ricordi più grandiosi. Io ho provato a rivedere, Francesco, quanti anni sono passati? E tra l'altro ieri è stato, cioè, no, per dire quanto ancora vivido il ricordo, per dire, nel dubbio 30, no, comunque la risposta matematica, volevo dire, cioè, quanto ancora è vivido il ricordo perfetto del racconto di quelle partite, quanto quindi ancora è rimasto proprio dentro, proprio, no, nella pelle vostra, perché io lo stai raccontando come se fosse successo ieri. Ma io, scusate, ho recuperato la voce per il mercoledì, cioè Questo percorso però incredibile, soprattutto il primo anno di Serie A, è un anno che consacra, per tutto quello che abbiamo detto, no? Lo show che c'è intorno al Foggia, lo spettacolo che il Foggia fa sul campo, lo spettacolo che c'è dietro anche al personaggio ipericonico di Zeman, perché comunque si parla di un personaggio che aveva portato uno stile di vita davanti o dietro alle telecamere molto particolare, consacra poi quello che poi è anche l'attualità di oggi, Ciccio all'azzurro, perché vieni convocato in nazionale. Cioè quel Foggia lì porta incredibilmente delle figure anche in quella che dovrebbe essere la squadra di tutti, no? L'Italia. E ovviamente viene spontanea una domanda classica di tutti, no? Come ci si sente a indossare l'azzurro? Cosa vuol dire vestirlo? Io personalmente, per esempio, lavoro con la FIGC ormai da qualche anno, da quando sono stato preso nella FIGC non per giocare, cosa che avrei immaginato da piccolo, un giorno giocherò in nazionale, solo per commentarla già ero al settimo cielo. Io vorrei sapere da te cosa vuol dire toccare la maglia azzurra, che ti dico, questa è tua, cioè te la puoi mettere. È il coronamento di tutti i sacrifici che hai fatto, perché poi uno può pensare che fare il calciatore sia una cosa semplice, ma poi uno non sa i sacrifici che ci sono dietro,
e quando poi indossi la maglia della nazionale è indescrivibile, guarda, tante volte ma cosa hai provato? Ma è difficile esprimere, perché veramente uno può dire è il massimo di tutto quello che ti può succedere, ovviamente, per un calciatore. No, poi per te c'è un doppio incredibile, una situazione secondo me assurda a livello emotivo, perché io ho una foto davanti su Wikipedia, Ciccio, dove tu sei inginocchiato e c'hai a sinistra che ti tocca la coscia Franco Baresi, sì, a destra con la mano sinistra che ti poggia sulle spalle c'è Billy Costa Curta, dietro di te c'è un certo Carlo Ancelotti, non so se hai una vaga idea di chi sia, e in alto sopra di te c'è un giovanissimo Paolo Maldini. Ora la domanda è: tu arrivi, ti danno la maglia azzurra e ti guardano e ti fanno guarda, sta squadra fa una cosa che tu non sai, difende, come l'hai presa? Sinceramente all'inizio, quando il presidente mi ha chiamato, mi ha detto sei stato convocato in nazionale, la prima cosa, giuro, che ho pensato giusto perché siamo precisi, eccola qua, è certo questa, eccola, ma ho pensato mi stanno facendo uno scherzo, scherzi a parte perché non, però poi dopo quando sono stato lì sono stati veramente tutti bravi, mi hanno accolto alla grande, perché poi c'era gente di uno spessore incredibile, fatto una nazionale poco forte, Ciccio, ma Ancelotti e Franco Baresi, due mostri sacri, veramente, però persone veramente giocatori, persone semplici, mi hanno messo subito a mio agio, perché poi hanno visto che io all'inizio ero molto molto timido, però sono stato veramente accolto alla grande. Però ovviamente la cosa buffa che ho debuttato in Serie A a Genova e ho debuttato in nazionale a Genova, in quello stadio lì. Io ti chiedo anche una cosa al volo, perché ovviamente l'ha detto Dario prima, facendo un piccolo salto fuori da quello che è il mondo di Ciccio Baiano, ci rientriamo tra pochissimo ovviamente, ma non possiamo non parlare di cosa accadrà domani, Ciccio, perché abbiamo appena visto la tua maglia azzurra. Domani la nazionale di Mancini apre un europeo, peraltro oggi abbiamo perso un pezzo importante perché Pellegrini va a casa, ma viene convocato, direi, purtroppo, esatto, l'ennesimo, ma viene convocato comunque Castrovilli, che poi è un, io abito vicino a Firenze, tu sei stato, sì, infatti poi vorrò chiederti qualcosa sulla Fiorentina ovviamente, perché no, magari anche no, si deve, io parlato di quella squadra. No, fermi, io sono tifoso juventino, però devo ammettere che quella Fiorentina lì con te e Batistuta a me dava un sacco di interessanti visioni sul mondo del calcio. Quindi qualcosa volendo, te la nulla volendo a Ciccio, sono retrocesso. Vabbè, questo sta a guardare il capello, sempre a guardare le solite, ma guarda, sei veramente. Ma poi andiamo avanti. No, lasciamo per Ciccio, non c'è poesia, vedi? Non c'è amore. Cioè, no, quando si parla della Fiorentina, mi scende proprio la prosa da tutte le parti. No, andiamo su un dettaglio. Domani perdiamo Pellegrini, ma guardiamo Castrovilli a centrocampo. Domani apriamo con la Turchia. Primo europeo itinerante, abbiamo tutti seguito, immagino anche tu, questa cavalcata, sì, di Mancini che arriva dopo un periodo storico non nero, nerissimo, della nazionale. Come la vedi? Sono molto fiducioso, perché abbiamo una nazionale forte, perché soprattutto ha creato un gruppo veramente che stanno bene insieme e si divertono a stare insieme. Questo penso che sia la cosa principale per raggiungere degli obiettivi importanti. Avere un gruppo è fondamentale. E poi la squadra ha qualità. Ovviamente vincere un europeo, come vincere in qualsiasi cosa, deve avere anche un pizzico di fortuna, però partiamo fiduciosi che questa nazionale ci possa regalare delle grandi soddisfazioni, perché può arrivare in fondo? Secondo me sì, anche se abbiamo perso dei giocatori importanti per strada, specialmente in mezzo al campo, perché Verratti speriamo di recuperarlo al più presto, sì, ma Pellegrini è un giocatore che è un giocatore che può ricoprire almeno due o tre ruoli, però questa è una nazionale che ci ha fatto vedere prima di tutto un bellissimo calcio, e poi sono in fiducia, e questo è importante. E la partita di domani non è una partita semplice,
perché uno può pensare giochiamo contro la Turchia, ma la Turchia è una squadra tosta, non è una partita semplice. Poi sappiamo che la prima partita è sempre una partita particolare, però io sono convinto che questa nazionale possa fare molto bene. Dove può arrivare sinceramente nessuno lo può sapere, però dipende a tutte un le po' carte... anche Ciccio dagli incroci, nel senso ovviamente la partita di domani è essenziale, perché a seconda del punteggio che fai, poi gli incroci, col fatto che passano un sacco di squadre, perché quest'anno passano le migliori quattro terze, fino alle migliori quattro terze, quindi insomma sì, l'importante all'inizio... sarebbe riuscire a non andare dal lato della Francia. Questo secondo me è la cosa Francia, che sì, da evitare. Belgio, io sinceramente le squadre che... Il Belgio ha una squadra fortissima, la Francia secondo me parte favorita. Come fa a perdere la Francia? Però c'è Portogallo, no? C'è anche occhio all'Inghilterra, che ha davvero una squadra forte e che quest'anno ha giocato la metà delle partite degli anni passati, perché gli anni passati eravamo stragiati, no, da un quantitativo di partite pazzesche. Quest'anno per la prima volta forse l'Inghilterra potrebbe non soffrire di quella fatica. Sicuramente sì, e in più... come capita spesso agli europei, c'è sempre la sorpresa che nessuno si aspetta. La Finlandia potrebbe, Danimarca. Perciò... Beh, ragazzi, speriamo non sia la Turchia. Intanto lo buttiamo. No, infatti, speriamo che la Turchia fu anche allenata da Meazza per un periodo. Però... Grande Alessandro che ci lascia queste cose bellissime. Tra l'altro, e anche Alessandro Pupo. Alessandro Pupo era l'unico italiano ad aver allenato il Barcellona. La cosa importante è che abbiamo una squadra forte comunque. Sì, quello sì, e tra l'altro ci abbiamo anche un po' d'aiuto, perché una cosa che in realtà mi hanno fatto notare in questi giorni: la Svizzera giocherà Roma-Baku, è l'unica squadra poveraccia che gli tocca questa roba, che effettivamente non è proprio il migliore dei mondi. Le altre città sono abbastanza vicine, nei giorni Glasgow, Londra, San Pietroburgo, invece noi ci abbiamo Baku e Roma, e lo fa solo la Svizzera su e giù, quindi poveracci, insomma, un po' dispiacere. Insomma, ma torniamo un po' al Foggia. Ale, c'ha una domanda e poi c'ho una cosa da dire. Sì, volevo fare una domanda a Francesco. Sì. Vai, quale? Senti, io ho un ricordo, quando ho fatto il servizio militare tanti anni fa, avevo tanti tifosi del Foggia che mi raccontavano di quando andavano a dare le partite del Foggia, che il Pino Zaccaria aveva 25.000 spettatori e erano 30.000 e guardavano le partite tutti stretti, mi c'era sempre una festa. Il Foggia non ha passato begli anni, giusto Francesco, ha fatto la Serie C, la Serie D, dopo è risalito in Serie B. Secondo te, a Foggia sarebbe possibile un altro Foggia di Zeman? No. Non è possibile, no, non è possibile un altro Foggia di Zeman, non è possibile perché i parametri sono completamente cambiati, non... Quello spazio romantico per il sogno di una piazza che si regge su un solo imprenditore che investe su un gruppo di ragazzi. Noi all'epoca avevamo le giovanili, siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia primavera. Adesso io non so Roberto neanche... in porta. Con? Roberto Manolio c'era in porta all'epoca nel giovanile del Foggia, mi ricordo. Guarda, no, le giovanili non le seguo. Ma chi però... è Alessandro? Cioè, è uno che dopo andò a giocare nel Matera. Oh. No, però vabbè, io tutte le volte dici dei nomi, sono adesso fatto. Adesso il cinismo, no, dell'imprenditoria rispetto al calcio, la capacità di essere predatori rispetto alle squadre, soprattutto alle squadre meridionali. Non lo dico per una forma di vittimismo, chiaramente, lo dico per una forma di contesto. Cioè, se considerate le squadre meridionali che non sono arrivate ad alti livelli, che dopo due anni falliscono e ricominciano dalla Serie D, non parlo del Foggia, parlo del Messina, parlo del Catania, parlo del Palermo, cioè è un continuo, è un film già visto. Cioè, noi sappiamo la regina che era arrivata in A e poi è ritornata, cioè fai due anni ad alti livelli, poi ti arriva il predatore, ti toglie tutto quello che ti può togliere e nel momento successivo tu ricominci, la tua passione deve ripartire dalla Serie D o dall'eccellenza, e questa cosa francamente, siccome la vita è una e non è eterna, cioè ti spezza un po' le gambe, perché non posso ogni volta da tifoso pensare che
tutti i miei sforzi diventeranno vani tra 2 anni, 3 anni, quando l'imprenditore farà crack e noi dovremo ricominciare da capo. Cioè, sta cosa è snervante molto più dei tatuaggi dei ragazzi di 18 anni che giocano a pallone e non sanno stoppare la palla. Cioè, è molto più irritante. Cioè, peraltro, questo, Francesco, questo apre uno spaccato interessante su quella che è la resistenza dei giocatori in questo calcio, perché oggi è ancora più estremizzato, no? Con la storia del calcio del popolo, il calcio di tutti, con Keferin, con la Superlega, bla bla bla, ne abbiamo sentite tante. Però Ciccio, scusami, quello che dice Francesco, per il tifoso, visto da tifoso, apre un'interessante domanda, cioè il problema sono i presidenti che non riescono a sostenere una squadra fino alla massima serie possibile, perché ovviamente tu da tifoso vuoi vedere la scalata e non vuoi mai l'interruzione, perché emotivamente, romanticamente vuoi sempre di più, diventi affamato della gloria della tua squadra, perché è il tuo primo amore, quello che non lascerai mai ovviamente. Ma quando sei un giocatore, e quando lo sei in quegli anni lì, negli anni 90, in cui il calcio italiano è il mondo, cioè il mondiale dei club, sono le squadre più importanti, tutti amano quel calcio lì, tutti lo bramano, ci sono campioni incredibili che non ci sono arrivati, si sono rassegnati all'idea, avrei voluto giocare in Italia, cioè questo è incredibile. Te come l'hai vissuta e come la vivevano i tuoi colleghi nel momento in cui c'era la chiamata di una squadra forte, la chiamata di una delle tante grandi sorelle del calcio italiano? Era davvero irresistibile o c'era la voglia di poter provare a dire di no per inseguire un sogno magari di una piccola, come dice Francesco, seguita comunque da tantissimi tifosi? Ma per un calciatore c'è sempre la voglia di crescere e di andare nell'elite del calcio e di confrontarsi con i più forti. E però sinceramente a me è capitato, io sono andato via da Foggia, ma perché ho capito che era finito un ciclo. Però io sarei rimasto volentieri, perciò mi è dispiaciuto molto come sono rimasti dispiaciuti quelli che sono andati via con me, perché noi a Foggia però un ciclo bene. Tuo o un ciclo della squadra? No, non è che abbiamo chiesto di andare via, è stata fatta una scelta della società. Ovviamente quando tu devi rientrare e poi ti vengono offerte tanti soldi, perché quell'anno lì mi sembra che vendendo tutti il Foggia ha incassato più di 90 miliardi delle vecchie lire, è difficile dire no. Che all'epoca era 90 miliardi veri, per una squadra come... Erano tanti, se non sbaglio di cui 10 da te, giusto? Se non sbaglio 10 le prese da te. 12 io, poi wow. Signori 14... Cioè, alla fine, Shalimov 17, cioè, alla fine ha venduto praticamente tutti. 90 miliardi, scusami Ciccio, giusto per fare un'idea, non è esattamente così, perché sono passati qualche anno da quando c'è stato il cambio euro-lira, ma sono quasi 150 milioni di euro contemporanei. Ho capito, ma... Cioè, sono una cifra smodata. Al tempo erano tantissimi. Cioè. Erano tantissimi, perciò è anche difficile per un presidente dire no, Cioè io no, chiaro. Io da una parte l'ho capito. Braccio, t'ho visto, poi ti... Diccelo. No, io da una parte l'ho capito. No, parla Francesco, parla, ho finito. Scusami, no, perché io non vorrei che passasse il concetto per cui noi siamo così innamorati di quella squadra, di quelle persone che sono lì, da dire a Baiano, a Signori, a Rambaldi, voi non dovete mai evolvere, non dovete andare mai... No, ma è chiaro che non è così, Francia. Sprofondare con noi, man mano che... Ah, questa cosa non la chiederei mai a nessuno, così come dal punto di vista... dell'imprenditoria in sé. Casillo fece un'operazione assolutamente encomiabile, soprattutto suffragato da Zeman, che gli diceva ricominciamo con i ragazzi, quindi finisce un ciclo, riparte un altro. Io non critico quello, anzi quella probabilmente è ulteriormente più romantica. Io auguro buona fortuna al giocatore che va via e che ha dato qualcosa alla mia maglia, dopodiché spero che l'imprenditore regga. Il concetto di oggi, dell'oggi, non è il fatto di dire il giocatore fa carriera e va via, l'imprenditore resta sul posto e continua a inseguire un sogno con altri attori. Il punto è che l'imprenditore a un certo punto non si fa trovare più, e dopo aver fatto scappa col ballone oggi.
no, oggi scappa col Malloppo. Stiamo parlando della normale evoluzione delle squadre, per cui l'imprenditore lo fa perché ha soldi e il calciatore lo fa perché deve comunque fare carriera. Quindi tu stai parlando del fatto che a un certo punto non c'è più nessuno. E quel quando non c'è più nessuno, dici, ma guardate che voi era un discorso di pura, era un sogno, avete sognato e adesso ritornate dove stavate prima. Questa cosa ritorna, noi siamo falliti tipo 5 volte negli ultimi 20 anni, 5 volte. Cioè, ed è la cosa che condividiamo con tantissime altre ragazze. Il problema è che nel calcio non c'è una lista. Noi due, non è che non siamo falliti, noi due. Sì, Vicenza, il problema è che non c'è una lista nera. Esatto, perché io vedo persone che falliscono da una parte e poi vanno a comprare un'altra società. Cioè, scusami Ciccio se ti interrompo, c'è proprio l'esempio qui dietro di noi, no? Cioè, il Livorno è andata così. Heller, che l'anno scorso era nel Trapani, insieme a Petroni, che aveva già rischiato di far fallire noi, no? Famoso Petroni. No, Ermanno Petroni. Ermanno Petroni era il DS velo del Perugia. No, Petroni, il padrone degli autobus. Si è ritrovato dentro a Livorno e ha rischiato di far fallire Livorno anche lì. Cioè, come mai in Inghilterra le società non falliscono? Bella domanda. Se è per questo neanche in Spagna, Ciccio, te l'ha avuto lì. Ce n'è qualcuna. No, in Germania è impossibile, ad esempio. In Germania è impossibile. Perché prima di prendere una società in Inghilterra, io ci sono stato, tu devi garantire. Certo. Se fai un lavoro che non ti puoi permettere di mantenere una squadra di calcio, non la puoi comprare. Ma così come non ti fanno un mutuo, voglio dire. Cioè, non ti fanno un mutuo. Hai capito? Certo. È la vita. Nel calcio, certo, invece, chiunque può comprare. Ma poi falliscono, poi vanno a comprare altre. Bravo, è incredibile sta roba. Falliscono, poi vanno da un'altra parte. Cioè, come è possibile? Possibile? È normale che chi vuole fare business e non va a comprare chi porta 20 persone allo stadio, va a comprare il Foggia, va a comprare il Pisa, va a comprare il Livorno, va a comprare Palermo, va a comprare Bari, va a comprare. Cioè piazze che portano 20.000, 30.000, 40.000 allo stadio. Chiaro. Certo. Però poi quel tradimento alla fine lo percepisci, perché noi per esempio siamo in una fase di passaggio tra quelli dell'età mia, dell'età nostra, che comunque sono cresciuti con un certo tipo di calcio e con una passione incondizionata nei confronti dei colori sociali, della. E quindi a quel punto è come dire fammi quello che vuoi, perché tanto alla fine io lì resto, lì non mi muoverò. Questi, ci sarò sempre, no? Ci sarò, esatto, sempre. La generazione successiva, le due generazioni successive alle nostre, non sono così integraliste. Quindi quelli non li tieni semplicemente portando l'amore nei confronti di una squadra che gioca a Grottaglie. Mo io non ho niente contro Grottaglie, cioè nel senso però Francia Grottaglie rientra. Gli ha dato fuoco fastidio andare a Grottaglie. No, gli ha dato noia. Francesco, non odiarmi, però lo devo dire. Voi non lo sapete, ma Francesco aveva i rasta fino alle caviglie prima di andare a Grottaglie. poi è andata così. Non li avevo, però ti posso raccontare una cosa che ha a che fare col reggae, che ti riporterebbe immediatamente alla storia che stiamo raccontando, a quella del 91-92. Mancini, giusto? Esatto. Mi dovete dare il via, però, se volete sentire la storia. Ero qui che aspettavo che tu la raccontassi. Lanci il sasso e tiri via la mano, che fai? No, ormai. Era scegliere se volevate il discorso interessantissimo sociologico sui giovani. No, ma è corretto. Uno lo tiene, che ne so. No, comunque la cosa bellissima di quei ragazzi lì, di quella generazione lì, cioè del fatto che tu non li vedevi come dei semidei, li vedevi esattamente come ragazzi come te, che erano cresciuti sviluppando la tecnica per strada, che avevano passioni nella vita che non erano esclusivamente limitate al calcio, e la domenica sera c'era questo locale a Foggia che si chiamava Jamin,
e c'era questo gruppo di reggae che si chiamava Dread in a Babylon. Il batterista di Dread in a Babylon era Franco Mancini. Franco Mancini, sì, scherzi, Franco Mancini è probabilmente uno dei più grandi, è stato uno dei più grandi e competenti, no, ascoltatori della musica reggae e collezionista, tra l'altro, era una persona piena di interessi. E la domenica sera lui suonava la batteria in questo locale di Foggia. Una domenica sì, una domenica no, perché eravamo in A e c'era questa dannata complicanza per cui una volta ogni due giocavi in trasferta. Una sera lui arrivò ed era nervosissimo perché durante la partita del pomeriggio una cannonata di Batistuta gli aveva dato dei fastidi a una falangetta della mano. E quindi lui era infastidito perché non riusciva a suonare la batteria. Cioè lui temeva, cioè un uomo che giocava in Serie A era convinto del fatto che fosse più importante, no? Suonare la batteria la sera, per cui dici, cazzo, se non fosse stato per Batistuta oggi sarei perfetto, però mi infastidisce così tanto il fatto che quell'uomo oggi pomeriggio mi ha tirato questa noia, ed era quella la dimensione, cioè il fatto che nessuno, io non ho visto gente strapparsi i capelli vedendo Mancini entrare, perché erano ragazzi che facevano parte della tua comunità. Cioè, qualche giorno fa è stato qui da noi, ci sono stati Kolivanov e Roy. Abbiamo scambiato due chiacchiere con Kolivanov e ci siamo trovati d'accordo, non io, in realtà dei ragazzi più piccoli, chiedevano a Kolivanov, noi tra 30 anni chi inviteremo? Cioè, quale sarà per quale motivo voi siete così legati a questi ragazzi e noi no? Perché noi riuscivamo in qualche maniera ad immedesimarci in quella squadra, perché erano uomini. Allora tu avevi davanti delle persone, non avevi dei modelli che si chiudevano all'interno del ciclo, no, autoreferenziale dell'essere calciatore. Era gente che viveva, io ho visto... Posso dirti, Francesco, c'era gente che andava per strada invece di farsi i selfie o di parlare solo tramite i post, per esempio, no? E vado contro i miei interessi, nel senso, io lavoro nell'e-sport, produco trasmissioni, commento giochi legati al mondo del web, al mondo di internet, giochi virtuali, dove oggi tutti sono legati a questo anche tramite tutto quello che è social, Varaonda va su Twitch, e noi viviamo quest'era, però è vero, e qui poi, appena concludi Francesco, voglio andare da Ciccio, perché poi ti voglio chiedere, Ciccio, appunto la differenza tra i calciatori di oggi e quelli di ieri, e soprattutto se ci sarà o se c'è qualcosa, qualche parvenza di quel Foggia nel calcio di oggi. Però l'idea è questa, Francesco, no? Ti lascio concludere. Erano persone, Ciccio e i suoi compagni di calcio, ma anche i suoi colleghi delle altre squadre, che scendevano in strada, che vivevano il sudore del campo, che alla fine di una partita magari scambiavano un saluto davvero con le persone in tribuna. Io mi ricordo, faccio un esempio, ragazzi, sciocco, io mi ricordo Alessandro Del Piero, quando ero a vedere la Juventus in Serie B allo stadio, che a fine partita veniva a parlare con noi uno per uno e cercava di parlare con un po' tutti e poi andava nello spogliatoio. Cioè, oggi non lo fa più nessuno. Cioè, oggi fanno la corsetta, saltano, salutano e se ne vanno. E poi ci parli, se vuoi, sul social di riferimento dopo qualche ora. Che è una roba paradossalmente strana, diametralmente opposta, Francesco, no, al lato umano della vita sportiva. Ma tu considera che loro erano in Serie A, fuori nel piazzale della tribuna centrale dello Zaccheria, che all'epoca era appena stata costruita, come c'era il venerdì mattina, probabilmente Ciccio lo ricorda, il venerdì mattina c'erano le bancarelle del mercato, il mercato circondava lo stadio per metà. Quando a settembre del 91 noi il Foggia compra Shalimov, Kolivanov e Petrescu, loro tre escono assieme e si perdono nel mercato. Una delle cose che io ricordo con più, a questo punto direi quasi commozione, era che hanno discusso per 25 minuti, cioè lì si vendeva comunque roba di seconda mano o comunque roba non di marca, hanno discusso sul prezzo di un jeans per 25 minuti.
con l'ambulante sono stati, erano tre giocatori di Serie A, quella Serie A, che dicevano bellissimo, bellissimo, e alla fine Petrescu ha detto andiamocene, e non hanno comprato. Cioè, era fantastica questa dimensione, perché loro erano comunque all'interno di un contesto, non erano dei soggetti avulsi. Ora, da qui alla nostalgia, il passo è brevissimo, quindi mi fermo un po' prima. No, anche perché è passato tanto tempo. Una roba, scusami, cioè, ma la dimostrazione è anche le cose che abbiamo fatto nelle ultime tre settimane, nel senso, io chiamo Ciccio, mi risponde subito al telefono, grande disponibilità, e viene ospite, così Apolloni, così Fausto Pizzi, così la settimana scorsa Pasquale Luiso e Viviane De Vicenza, cioè, nel senso, una dimensione ancora oggi, anche se hanno smesso da molti anni, che ancora mantengono questa di umanità e di rispetto nei confronti del tifoso, del giornalista, cioè, che è una roba che, non senza generalizzare, però in molti giocatori di oggi non succede, c'è una distanza enorme. E su questo, Dario, vado da Ciccio, perché Ciccio, noi quando facciamo Varaonda, soprattutto il lunedì, la puntata del lunedì, che è quella più irriverente, più critica, più da fondo, quella che facciamo con le lance e con le fiamme, cerchiamo di fare un po' anche di dissacrare quello che è il mito del calciatore modello con le mesh e con le foto su Instagram. Chiaramente vengo da te senza portarti in questa dimensione, lasciandoti la... No, sarebbe bello però Ciccio con le mesh, devo dire. Esatto, non male. No? No, con la camicia che però, c'ha nella foto di Francesco, secondo me sono d'accordo. Senza farti criticare troppo i giocatori di oggi, perché ce ne sarebbe di ogni, no? Dai casi Balotelli agli ultimi di Zaniolo e via dicendo, senza entrare in quelle dimensioni lì, senza farti criticare i colleghi di oggi, ma cos'è cambiato di quei calciatori? Cioè, la vita, la vostra vita, quanto è cambiata? E la domanda successiva è: quel Foggia con quella storia lì, oggi lo puoi ridentificare anche alla lontana in qualcheduna di quelle squadre? Perché io ho sentito di tutto, ho sentito qualche squadra di Guardiola giocava come Zeman, ho sentito il calcio di Zeman in Italia non è più pronto, lo faranno solo in Spagna, cioè, ne ho sentito di tutto, e poi alla fine in realtà nessuno mi ha convinto realmente. Allora, rispetto ai miei tempi di quando giocavo, siamo lontani anni luce, nel senso che noi eravamo vicinissimi alla gente, ora sono lontanissimi proprio. Io faccio un esempio: ma è possibile che un calciatore deve parlare con un giornalista, deve chiedere almeno deve fare almeno 7 telefonate per avere il permesso? Confermo che è così, ma siamo proprio fuori di testa. No, uno un professionista si prende le proprie responsabilità. Io quando giocavo i giornalisti mi chiamavano e io non dovevo chiedere permesso a nessuno per rilasciare un'intervista. Poi se andavo fuori dalle righe mi prendevo le mie responsabilità, giustamente, se criticavo qualcuno che non dovevo. Adesso praticamente, ma secondo me non è tanto colpa dei calciatori, è che sono stati messi in una bolla e sono stati allontanati dalla gente. La gente vuole sentire parlare i giocatori, non vuole sentire parlare il presidente, il direttore sportivo, oppure parlare l'addetto stampa o il portavoce della società. La gente, i tifosi vogliono sentire i giocatori, perché è l'unica cosa che interessa al tifoso, è sentire cosa pensa un calciatore. E invece adesso diventa tutto complicato. Poi per quanto la seconda era... Allora, no, la seconda era su se riesci a identificare quel Foggia o qualcosa di quel Foggia nel calcio di oggi, anche nelle idee degli allenatori di oggi, perché poi comunque può essere anche lì. Ho seguito molto italiano, l'ho seguito dal Trapani allo Spezia, e poi ci ho parlato con Vincenzo, lui stimava, ha studiato parecchio Zeman, ma anche nel suo modo di fare calcio, molto in verticale, ovviamente non è una foto, un copia e incolla, però ovviamente un gioco verticale, sempre giocare in avanti e attaccare lo spazio, è un allenatore che si avvicina molto al pensiero calcio di Zeman. Dai, però, ti lascio.
cura anche molto di più la fase difensiva, portando meno uomini nella fase difensiva. Sì, sì. Poi stiamo parlando di un'altra di quelle squadre che proprio non è che a Pisa amiamo moltissimo, quindi italiano bravo, ma lo spero. Ma lo so, Ciccio, infatti lo so, perché te sei stato qui, quindi lo sai. Oh, fermi, ma la Fiorentina è Batistuta. Ma la Fiorentina è Batistuta, ah no, Fiorentina è Batistuta, non questa puntata. No, vado via, parla, no, vabbè. Però una domanda su Batistuta si può fare, nel senso, era veramente un fenomeno come si vedeva in televisione, era davvero... Sì. Una macchina da guerra, ti dico, guarda, la prima volta che l'ho visto a Firenze, noi vincemmo 2-1 lì a Firenze, fece gol Petrescu e Codispo, di due terzini, per farti capire che noi si giocavano oltre Rambaud, altro che Guardiola, avanti ragazzi. E dissi a fine partita, pensai, questi hanno mandato via Dertisia per prendere Batistuta. Una follia. Girone di partita di ritorno. 3-3, 3 gol di Batistuta. Poi l'anno dopo io sono andato a Firenze, io ho conosciuto, certo. Mi sono allenato con lui. Una macchina da guerra proprio. Era il primo a entrare in campo, l'ultimo a uscire dal campo. Veramente, cioè, non si arriva lì per caso, ovviamente devi avere delle doti, certo. Però lui ha lavorato molto, perché a livello tecnico era veramente, quando è arrivato in Italia, quando gli chiedevo due faceva l'1-4, però poi dopo ovviamente con il lavoro è migliorato tantissimo, ma se l'è meritato perché ha lavorato. Ale, hai una domanda per te? Volevo domandare, invece stavate parlando prima di Petrescu, io ho un brutto ricordo di Petrescu legato a Vicenza-Chelsea semifinale di Coppa delle Coppe, ma era veramente forte come giocatore, che ricordo hai tu, Ciccio, di lui? Sì, di Petrescu? Era un giocatore forte, e la prima volta che ho parlato con Petrescu io sinceramente non lo conoscevo, lui parlava italiano abbastanza bene, parlava perciò si era integrato subito nel gruppo, perché parlava italiano. Mi diceva: ma te da dove vieni? Fa: io, sai, ho giocato nello Steaua l'anno scorso, e che terzino destro. Quanti gol hai fatto? 14 gol. Quanti? E che giocavi con le sagome? Giocavi contro le sagome, 14 gol hai fatto. No, ma il mister mi conosce, mi ha preso per quello, perché io attacco sempre. No, meno male. Abbiamo preso un altro che praticamente campo in discesa. Questo ci aiuta, eh? In fase offensiva, però era forte. Era un giocatore... Beh, Petrescu anche titolare della Romania ai mondiali. La Francia 98, giocò nel Chelsea, USA 94. Nel Sheffield Wednesday. Nel Genoa aveva fatto un'ottima carriera. Ha fatto una gran carriera. Era un gran bel giocatore. Adesso allena in Turchia. Sì, allenava in Romania, adesso è andato in Turchia. Sì, bel personaggio anche quello. Di quei giocatori lì, Ciccio, c'è qualcuno che ti ricordi con più affetto e che tuttora magari senti davvero con vicinanza totale? Con Padalino, con Pasquale. Con Pasquale siamo legati molto, con Lucio Barone, e ci siamo un po' persi con Rambaudi e con Beppe, però con Beppe ci siamo sentiti 2 mesi fa, però non con frequenza, sinceramente, con Padalino. Con Pasquale ci sentiamo perché ovviamente fa l'allenatore lì a Castellammare. Fatto anche un buonissimo campionato quest'anno, sono contento per lui, però Pasquale e Nuccio. Poi avevo un rapporto molto forte con Franco, e ecco, questi sono i giocatori che sono rimasti. Zeman l'ha più sentita, più sì, col mister praticamente c'ha il telefonino, ma è un optional. Immagino. Praticamente te lo chiami, e poi risponde quando ha tempo. Chi è?
cosa vuoi? Stiamo mezz'ora al telefono, tira fuori cinque parole. Grazie, grazie. Tutto bene? Sì, numero uno. Ti posso fare una domanda scomoda? Sei liberissimo, Ciccio, davvero di non rispondere, ma se non rispondi ti faccio le domande sulla Fiorentina e così sta male Dario. Sì. Allora te ne faccio una serie invece su quello che è successo a Beppe Signori, sì. Perché non te l'avrei fatta se non fosse arrivata la grazia di Gravina. È arrivata la grazia di Gravina, si è chiuso un ciclo bruttissimo per Beppe Signori, immagino. Ricordiamo sui amici, sì, per precisare per chi ci ascolta e magari non lo sa, è arrivata la grazia perché c'è la differenza in Italia fra giustizia ordinaria e giustizia sportiva. La giustizia ordinaria l'ha assolto, quindi è assolto, però rimaneva sempre il problema della giustizia sportiva, che soltanto la grazia di Gravina poteva levare la radiazione a vita, perché purtroppo vanno in maniera diversa e quindi è stato graziato per quello. Esatto, e che per uno sportivo era fondamentale, per Beppe Signori, certo. Era il tassello fondamentale di non macchiare un'intera carriera, no? Così, giusto così, non ti faccio neanche una domanda, Ciccio, ti chiedo un pensiero tuo su questo percorso assurdo di Beppe e quello che poi è successo dopo, insomma, come sta oggi. Ha pagato per quello che poi sono state le sentenze, ha pagato il nome, il nome forte. Perché la verità è quella, ha pagato perché si chiamava Beppe Signori e ovviamente il nome di Signori in prima pagina ha fatto il resto. Se veramente aveva fatto quello che dicevano i magistrati all'inizio, probabilmente non veniva assolto. E non ci dimentichiamo che lui non ha rifiutato il fatto del come si dice quando la prescrizione, è andato avanti perché lui era innocente, perché come ha detto lui, se per la prescrizione c'era sempre un'ombra, no? Sì, sì. Cioè, prima il patteggiamento ha rifiutato e poi anche la prescrizione, esatto, la perché prescrizione. Era passato il tempo limite, certo. Ecco, invece lui ha voluto andare avanti, perciò io sono contento che sia uscito pulito, però la cosa che mi dispiace di più perché qualcuno ce l'ha buttato dentro, qualcuno ha voluto, ma questo qualcuno gli ha levato 10 anni di vita a Beppe Signori. Dieci anni di vita, questi 10 anni a Beppe Signori chi glieli dà? Sì, e poi comunque sì, anche se ora c'ha tutto, però è complesso ritornare nel mondo del pallone, ma sai cos'è il problema? Il problema è che quando va in prima pagina ci sono i titoloni, certo, quando vieni assolto ci sono i titolini. Sì, no? Poi Beppe Signori ovviamente ha fatto bene, ha fatto interviste a Ciderba, certo. E ha fatto anche bene, però io vorrei dire, ma questi magistrati che gli hanno levato 10 anni di vita, non un giorno, 10 anni di vita, con una spada di Damocle sulla testa, praticamente l'hanno rovinato per 10 anni, questo 10 anni. Non ha potuto fare nulla nel suo mondo che era il calcio. Chi glieli dà 10 anni a Beppe Signori? So, il problema, Ciccio, in realtà è che lo stiamo vedendo sempre più spesso, persone che attaccano calciatori sportivi in genere, dei vari sport più importanti, la cosa difficile, e non sto criticando perché veramente credo che la giustizia sia in una forbice molto complicata, questi giocatori che vengono attaccati, penso al caso di Ronaldo accusato di violenza sessuale ultimamente, sì, sì. Penso a tutti quei casi che sono successi veramente negli ultimi anni, no? Tra le scommesse, penso a Antonio Conte per le scommesse, penso insomma a tantissime situazioni dove ci si scaglia in maniera molto violenta, poi alla fine è molto difficile arrivare alla fine quando si deve percepire se è stato vera l'accusa o falsa l'accusa o via dicendo, trovare, intanto ci passano in mezzo purtroppo tantissima acqua sotto i ponti e come dici tu c'è gente che ci perde molti, moltissimi anni, molte la faccia in tantissimo modo, anche tanti contratti, penso a quegli sportivi a cui sono stati decurtati contratti molto importanti solo perché c'era il dubbio. Infatti, è davvero, davvero complicato. Ma no, ma guarda, i contratti, i soldi nella vita sono importanti, ma io penso che lui abbia sofferto tantissimo
per i suoi genitori, per gli amici, certo, non tanto per i soldi, perché poi i soldi è stata più l'onta addosso di l'onta, essere considerato l'onta che l'ha ammazzato, cioè gli ha dato, certo, gli ha fatto veramente molto male, poi i contratti, come dicevo prima, i soldi sono importanti, ma sono cose molto più gravi. E sinceramente, quando, ma io guarda, un pensiero ai genitori che ho avuto il piacere di conoscere, cioè quando hai un figlio che nelle sue condizioni è una cosa molto molto brutta, ma molto io riesco a capirlo, perché io di mia persona ho subito un attacco di questo tipo da un mitomane che mi ha denunciato per una cosa che poi si è rivelata totalmente non vera, e non è durata fortunatamente 10 anni, è durata molto molto meno, e io anche io la preoccupazione più grande che ho avuto è veder piangere mia madre quando le ho dato la notizia. È stata la cosa che mi ha, è stata guarda, la cosa che mi ha fatto pensare, far creare pensieri cattivi contro la persona che mi aveva denunciato, nonostante all'inizio l'avessi presa quasi, cioè, come, è una follia questa, non è? Poi quando vedi star male le persone che ti vogliono bene, quando vedi i tuoi amici d'infanzia che ti guardano un attimo, perché per un secondo cioè, passa il dubbio, è normale. Immagino che sia stata poi veramente... sai, nel mondo che viviamo noi, quando sei sulla cresta dell'onda hai 1 miliardo di amici, 1 miliardo. Quando ti succede una roba del genere, non li conti sulle dita, sulle dita. Spariscono tutti, spariscono. Capito? È chiaro. E questo fa male, perché poi quando ti senti che non hai fatto niente è ancora peggio. Ti dico subito, Ciccio, non so se te l'ha già detto Dario, noi Beppe l'abbiamo già contattato, la figura di Dario l'ha contattato, lo vorremmo per farci due chiacchiere, proprio perché pensiamo che sia giusto che chi passa questi brutti momenti, queste brutte storie, possa riabilitarsi in tutti i canali possibili. Noi mettiamo a disposizione assolutamente anche il nostro, perché è giusto così, perché siete grandissimi interpreti in uno sport che amiamo, ma siete, come diceva Francesco prima e lo ringrazio tanto, uomini, e questo è la cosa più importante. No, infatti, guarda, quando a me mi dicono è stato un grande giocatore, ma prima di tutto è stato una grande persona, un grande uomo. A me, sinceramente, del grande giocatore fa piacere, ma il calcio passa, ma poi rimane l'uomo. Certo. Se uno si è comportato male, rimarrà male per tutta la vita. Il mio più grande complimento che mi può fare una persona dice è stata una persona vera, una persona sincera, e poi che so benissimo, uno può piacere, cioè dice Baiano è stato un grande giocatore o è stata una pippa, quello mi interessa poco sinceramente. Certo. Io direi di andare verso la conclusione, ringraziamo questa cosa di Beppe e anche Ale che ha fatto da tramite per questa cosa. Naturalmente a ottobre proveremo a portarlo, ora giustamente c'ha da, come diceva anche Ciccio, da andare in televisione, farsi vedere e raccontare e testimoniare ciò che è successo. Quando le acque, speriamo, si saranno un po' calmate e potrà tornare a una vita più serena, lo ospiteremo molto 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 volentieri, insomma. Naturalmente rinviteremo Francesco, a cui poi lascerò la parola finale, gli lascerò una domanda per Ciccio, Francia, quindi pensa a una domanda per Ciccio e chiudiamo con quella. Io, prima di lasciarti la parola, Francesco, vorrei ricordare un progetto a cui tengo molto, sono degli amici, lo linko in chat, si chiama Play for Gaza, sono un gruppo di amici che hanno inventato un fantacalcio per raccogliere soldi per costruire un campo sportivo a Gaza per i bambini palestinesi. È un'esperienza fantastica, è ancora aperto, hanno fatto sia il fantacalcio per il campionato e stanno facendo il fantacalcio per gli europei, chiudono domani, con un piccolo contributo si può fare il fantacalcio e divertirsi, ma la cosa importante è che si va a costruire un campo sportivo per i bimbi di Gaza, e appunto perché il calcio, come sappiamo bene noi, è veramente del popolo, non di Ceferin, insomma, ecco, quindi questo è un progetto che un saluto al ragazzo della UEFA, un saluto al ragazzo. Esatto, al povero Ceferin che poverino è senza soldi, mentre i cattivoni della Superlega, che anche loro sono senza soldi, insomma è tutto un giro di soldi. Francia, il calcio di tutti ragazzi, ma di loro di più, di loro di più, esattamente. Francesco, ti lascio la chiusura con domanda precisa. No, io non ho una domanda precisa in realtà, perché ha già risposto, perché il dubbio era proprio quello relativo allo smantellamento della squadra del primo anno, perché
noi non ci siamo mossi più di tanto da quel periodo lì. Lui ha risposto, e quindi al limite potrei chiedergli se ancora pensa al di là di questi momenti, cioè dei momenti in cui si celebrano determinate cose del passato, nella vita quotidiana, che immagino che sia ovviamente come tutti piena di eventi, e di se ti soffermi ogni tanto a pensare a quell'esperienza lì, a quegli anni lì, e se non ti viene istintivo il paragone rispetto al presente e a quello che vedi. Ci penso sempre, perché i momenti belli del calcio ti rimangono indelebili nel cuore e nella mente. Io ho passato 2 anni fantastici a Foggia, ho conosciuto persone meravigliose che mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto. E i tifosi per noi sono stati sempre il 12° uomo. Noi non avevamo la fortuna di avere gli arbitri a favore, ma il 12° uomo che era la tifoseria, la nostra tifoseria. Perciò li ringrazierò per sempre, perché mi hanno dato il là ad avere la carriera che ho avuto, e perciò rimarranno sempre nel mio cuore momenti indimenticabili. Incredibile, stiamo con un po' di emozione. Noi, prima di salutare, poi ringrazio, ricordo la libreria del nostro bel Francesco Bellingeri, è nella libreria, tra l'altro, a fare la diretta. Difendiamo i piccoli librai, anche se siamo da Jeff, quindi difendiamo anche Jeff, ma nel frattempo difendiamo anche i piccoli librai. Insomma, se vi capita, ordinate da Francesco, lo farò, perché Gianni me lo dice da tanto. Francesco se consiglia i libri, se gli dice che cosa ti piace, quindi insomma è proprio un libraio old style, di quelli seri, insomma. Quindi anche se è foggiano e per De Zerbi, questo insomma, alla fine superiamo anche questa cosa, dai, insomma. Cioè, anche se è dezerbiano, no? Noi pensiamo, no, io non sono dezerbiano, tutto il male possibile di De Zerbi. No, lo dicevo all'inizio, no, ci sono piedi giusti per scarpe giuste, no? Cioè quella cosa del piede della scarpa, purtroppo secondo me questa non era la piazza adatta. Benissimo in Ucraina Alfredo, secondo me Alfredo si troverà bene. Saluto Alessandro, che è veramente un compagno di viaggio meraviglioso in questo periodo, con tutti i numeri, gli aiuti. Tanto verrà ospite anche lui delle nostre live sugli europei, che vi ricordo inizieranno da domani post partita, post Italia. Ci vediamo sul canale dopo la fine della partita, insieme a Gigi, forse a Simone, sicuramente a Ivan Sica, che è il primo ospite, che ci seguirà sempre con le partite dell'Italia. E naturalmente saluto il mio compagno d'avventura di sempre, Gigi. Siamo qua come sempre super contenti delle persone che ci seguono e dei grandissimi, meravigliosi ospiti che vengono. E volevo salutare io, Ciccio Baiano al volo, Alessandro, e dire a Francesco: grazie Francesco, forza Bari. Sto scherzando. Sta per scherzare. Cioè, adesso ci eravamo divertiti, su. No, Dario, a te, Dario. Io saluto veramente, ed è una roba che mi ha emozionato avere Ciccio Baiano, perché Ciccio Baiano è una di quelle figure, a parte che ha allenato a Pisa, quindi insomma questo è naturalmente un non plus ultra, ma è una di quelle robe pazzesche per i ragazzi che hanno vissuto gli anni 90, è una di quelle figure mitologiche incredibili, esiste, è vero, ed è anche una grande persona, quindi più di così veramente non poteva succedere. Ragazzi. No, grazie a te Ciccio, davvero, è stata una serata bellissima. Vi saluto, grazie. Vi ringrazio, è stato un piacere. Noi salutiamo tutti i nostri spettatori e spettatrici, ci vediamo domani sera. Ciao ragazzi, ciao e ragazze. Ciao.